Consiglieri, buonasera. Cortesemente, se prendete posto, iniziamo. La seduta è aperta. Passo la parola al direttore per l'appello. Grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Adesso gli danno tutto. Diciassette presenti, due assenti giustificati, Carlone Domenico e Gugliotta Francesca. Francesco, scusa. Gli scrutatori odierni, qualcosa che non va ai microfoni. Gli scrutatori odierni, il consigliere Giannone, la consigliera Tripputi, il consigliere Toti, grazie. Attendiamo qualche minuto perché ci sta raggiungendo l'assessore Commis, grazie. Cortesemente, consigliere, grazie. Allora, al primo punto l'ordine dei lavori, abbiamo l'interrogazione numero 29/2018 a firma dei consiglieri Biondo, Stelitano, Vidrotti, Gugliotta, avente ad oggetto impegno fondi completamento centro anziani Villa Fiorelli. L'interrogante, prego consigliera Vidrotti. Grazie Presidente, io comincio anche se non ci sono i vigili, per me problemi non ce ne sono, però valuti lei alla Presidenza se è opportuno o meno cominciare. Possiamo procedere, va bene. L'interrogazione, questa e quella che seguiranno, hanno sostanzialmente due obiettivi, quello sostanzialmente da una parte di capire come si è proceduto a un lavoro che come Partito Democratico abbiamo seguito fin dall'inizio e che abbiamo poi avuto modo di seguire anche all'interno delle commissioni competenti, però diciamo è necessario e questo diciamo è quello che richiediamo in questa prima interrogazione, capire appunto come dice l'oggetto
come si è proceduto per l'impegno dei fondi relativi al completamento del centro anziani di Villa Fiorelli. Non mi dilungo su questo e sullo stato dell'arte perché tutti conosciamo lo stato in cui versa e le richieste che pervengono dagli anziani stessi. C'è stato un passaggio in commissione, c'è stato anche un sopralluogo, però eravamo arrivati ad un punto fondamentale, come abbiamo esplicitato nel considerato, nel bilancio del 2018 sono stati effettivamente impegnati 500.000 euro divisi con un 10%, cioè i 50.000 da spendere entro la fine del 2018 per attività di progettazione e la restante parte, cioè i 450.000 da spendere invece nel corso del 2019 per eseguire appunto i lavori di completamento. Ora non abbiamo notizia della prima tranche, chiamiamola così, cioè di quella parte che dovrebbe essere appunto già spesa per quest'anno corrente. Pertanto abbiamo la necessità di capire, visti i tempi, come si è proceduto e come si prevede di assegnare la progettazione proprio al fine di rispettare i tempi che i bilanci ma anche le procedure prevedono. Grazie. Ah. Sì, può rispondere l'assessore. Buongiorno a tutti. Allora, prima di entrare un po' nel merito, perché poi sarà poca la discussione sul merito, volevo fare un po' una precisazione anche nello strumento dell'interrogazione. È uno strumento che io personalmente, ma credo tutti, riconoscono molto utile, in quanto assolve la funzione principale, se non quasi esclusiva, che è quella di stimolo, che può venire dal Consiglio, sia dalla parte di maggioranza che dalla parte di opposizione, stimola ad un esecutivo per fare un qualcosa. Quindi io riconosco in questa la funzione di un'interrogazione sostanzialmente. Però è chiaro che si funge da stimolo quando l'organo che si stimola ha competenza. Voglio ricordare che sia sul centro anziani di Villa Fiorelli, sia sulla villa, perché poi l'interrogazione è successiva, quella della riqualificazione della villa, non sono soldi in bilancio del municipio e non sono nel municipio. Quindi io, per quanto le mie competenze, ma anche la Presidenza, non hanno competenza sulla gestione di quei fondi e su come verranno fatti. Quindi esorto comunque il Partito Democratico, se è molto, molto diciamo, vicino a questa tematica, di far presentare dai propri esponenti del Partito Democratico nell'Assemblea Capitolina un'interrogazione agli assessori che hanno potere e non al municipio. Il municipio non può far nulla su questo. Quindi ad oggi, io ho letto poi, entrando nel merito anche dell'altra, ci sono comunque delle osservazioni che non entrano nel merito da un punto di vista tecnico, che sono anche un po' che lasciano un po' il tempo che trovano, però non è quello il discorso. Il fatto è che i soldi ci sono, stanno, visto che io ho chiesto anche proprio per dare un'informazione oltre che a tutti, stanno per indire la gara della progettazione, hanno già individuato tutto il procedimento amministrativo per l'individuazione del RUP e quindi per il responsabile, stanno individuando il progettista che poi eseguirà la progettazione. Però ripeto, il municipio non è competente su sta cosa, quindi io non posso far nulla se non dire quello che so, che generalmente è la stessa cosa che può sapere lei. È più funzionale, a mio avviso, se vogliamo utilizzare l'interrogazione effettivamente come un meccanismo di stimolo nei confronti della Giunta, utilizzarlo nel luogo opportuno, non nel luogo dove non ha competenza. Quindi esorto anche per questo, perché sta a cuore anche a noi la realizzazione di questo. Noi abbiamo scritto, ma al di là dell'interrogazione abbiamo già esortato quando la Gatta e quando l'assessore Montanari, perché sono su bilanci sia del SIMU e sia del Dipartimento Ambiente, a sbrigarsi ad emanare l'atto, l'appalto. Questo è quello che possiamo fare. Tutto qua. Sì, consigliera Vitrotti. E ringrazio
il vicepresidente del municipio per averci illuminato rispetto alle competenze del municipio e anche rispetto a quello che deve fare il Partito Democratico. Quindi, se ha letto anche l'interrogazione che segue, avrà capito che il Partito Democratico aveva fatto un impegno, aveva chiesto un impegno analogo in Assemblea Capitolina, però come ho avuto modo di discutere e ringrazio la vicepresidente del Consiglio perché ha capito la nostra necessità di avere una risposta ora a queste interrogazioni, e la ringrazio per questo, era proprio perché siamo alla vigilia della discussione dell'assestamento di bilancio. Quindi avevamo la necessità di raccogliere quelle informazioni che probabilmente come assessorati, come organi diciamo esecutivi del nostro municipio sicuramente raccogliete le informazioni adeguate. Quindi io, se mi devo ritenere parzialmente soddisfatta e cassando diciamo tutta la parte un pochino più che non c'entra diciamo nulla e va fuori l'argomentazione trattata, quindi se non ho capito bene la gara sta per essere indetta, quindi io su questo assolutamente siamo soddisfatti, nel senso che siamo tutti certi che quei soldi non sono stati non andranno dispersi, invece si sta lavorando per eseguire il lavoro di progettazione. Vero è che se raccogliamo da questo municipio e quindi da voi una preoccupazione rispetto a invece una mancata attuazione rispetto agli impegni presi, è ovvio che faremo anche il nostro lavoro sia qui magari congiuntamente sia nella sede preposta che è quella dell'Assemblea Capitolina. Poi dopo avremo modo appunto di avrò modo di spiegarle che l'intervento era stato fatto mesi fa in Assemblea Capitolina e aveva trovato anche l'accoglimento da parte delle forze di maggioranza, quindi su questo terreno io non sarei per dividerci, sarei perché vista la necessità che abbiamo riscontrato tante volte in tante occasioni di lavorare insieme spingendo congiuntamente verso lo stesso obiettivo, è quello di cercare di trovare delle risposte avendo avuto dei chiarimenti importanti, e ringrazio le commissioni competenti per averlo fatto, e cercare di impostare un lavoro nuovo. Quindi se oggi assumiamo che si sta per indire la gara per la progettazione, siamo ovviamente soddisfatti di questo, e quindi monitoreremo in altra sede, in altro modo, ma anche qui, perché dobbiamo seguire i processi, visto che avvengono sul nostro municipio, quali saranno le fasi successive. Grazie. Bene, passiamo al secondo punto, un'altra interrogazione, la numero 30 del 2018, a firma dei consiglieri Biondo, Steritano, Vitrotti, Gugliotta, avente ad oggetto impegno fondi riqualificazione Parco Villa Fiorelli. Allora, senza dilungarci nuovamente, per dare un ulteriore elemento, proprio nell'ultimo era stato presentato proprio in Assemblea Capitolina da parte del Partito Democratico un ordine del giorno al bilancio 2018 proprio per stanziare i fondi necessari per la riqualificazione della villa. Anche qui non mi dilungherò a raccontare in che stato versa la villa, perché sia la parte dell'area giochi come l'immobile come la villa stessa è in una situazione che conosciamo bene. Effettivamente quei soldi sono stati impegnati nel bilancio 2018 e ammontano quasi a 746.000 e qualcosa, tutti sull'annualità del 2018. Anche qui la necessità è quella di capire come si intende procedere, perché ad oggi non abbiamo alcuna notizia rispetto alle gare da effettuare per assegnare quei fondi. Se non si provvederà purtroppo all'impegno, rischiamo di non poter vedere un lavoro che mi pare sta andando nella giusta direzione, e pertanto la richiesta che le facciamo è quella di capire in che modi e tempi si prevede di indire le gare per procedere alla riqualificazione di Villa Fiorelli nei tempi stabiliti. Grazie. Allora, non solo per chiarire, la mia non era assolutamente una polemica, visto che abbiamo l'obiettivo comune che è quello di realizzare i lavori, ho solo un po' consigliato di fare nei luoghi molto più opportuni, che è quello di interessare l'assessore Gatta e l'assessore Montanari, non la presidenza del municipio, però è chiaro che ci sta tutto, comunque volevo solo specificare questo. Sulla questione della gara di Villa Fiorelli, qui anche nel considerato c'è un po' un'imprecisione, perché una volta che io ho indetto la gara, essendo un titolo secondo, io non è che sono obbligato a consumare soldi entro l'anno, quindi questa cosa
non è avallata da una normativa contabile, quindi io indico la gara, il mio obbligo è indire la gara per evitare di perdere i soldi e non di eseguire i lavori, perché sono fondi di titolo secondo, anche perché eseguire i lavori di una villa, se lo indico a dicembre, non posso realizzarlo in un mese, questo è ovvio. Qual è la situazione? La situazione è che per certo, perché ho sentito, mi sono informato direttamente con l'assessorato all'ambiente e con il funzionario di riferimento, che il progetto della villa, della riqualificazione della villa, il progetto esecutivo, perché quello che serve per andare in gara, è pronto, quindi è stato già definito. Ovviamente andranno in gara entro l'anno, quindi non c'è pericolo che i soldi possano essere mandati in economia, perché se indici la gara vai e... quindi si sta procedendo su questo terreno. Quindi ad oggi, per quello che so, pur non essendo di mie competenze, l'ho chiesto, il progetto esecutivo è pronto e quindi andranno in gara, se non è entro l'estate, dopo l'estate, ma comunque non c'è il pericolo di perdere i soldi. Sì, sì. Ah, oggi non ci capiamo, però l'abbiamo scritto, cioè qui abbiamo parlato di impegni a valere sull'annualità 2018, non abbiamo scritto che li dobbiamo spendere tutti nel 2018, però le gare le dobbiamo fare. Io ho parlato di gare, sotto c'è scritto, ecco, qua non abbiamo notizie sulle gare, che è la cosa che ci preme, però... È difficile spendere questi soldi entro il 2018, sì, vabbè, al di là di ciò, vabbè, che sono diciamo dettagli. Detto questo, abbiamo recuperato oggi un'informazione importante: il progetto esecutivo sembra concluso. Intanto forse magari si potrebbe anche allargare la partecipazione alla visione di un progetto. Poi certo, lei mi risponderà: fatevi un accesso agli atti, ma va bene, però diciamo, è nell'idea di una partecipazione, di una condivisione di intenti alla quale facevo riferimento prima. Anche perché gli attori, come abbiamo sempre detto, sono tanti e magari le parti in causa vorrebbero anche capire che cosa succede. Detto questo, quindi, preso atto che abbiamo il progetto esecutivo pronto, dovremmo monitorare l'uscita della gara e quindi cercare di seguire l'impegno dei fondi così come abbiamo auspicato dall'inizio. Quindi la ringrazio e siamo favorevoli a questo iter che pare stia andando in una direzione molto positiva. Grazie. Allora, terzo punto, al punto di oggi, l'espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di deliberazione d'iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Ficcardi, Angelucci, Paciocco, Catini e Stefano. Regolamento dei servizi, misure di interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità. Chi vuole la parola? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Questa come... Le posso fare una domanda? Vedo la richiesta di ampliamento, quindi sono arrivata tardi e me ne scuso. Lei ha diritto a ben tre interventi, no? Come relatore, come consigliere e l'intervento finale. Volevo capire se la durata dell'intervento la vuole nella spiegazione o nella discussione. Durante la discussione, se possibile. Grazie. Grazie. Come accennava la Presidenza di questo Consiglio, questa è un'espressione di parere con delibera da parte del nostro Municipio relativamente a un regolamento per il quale vi è un'assenza normativa da circa 14 anni. L'atto ha seguito il procedimento amministrativo e diciamo, ha ottenuto i pareri favorevoli del Dipartimento Mobilità e Trasporti e del Dipartimento Politiche Sociali. È una proposta, dicevamo, che interviene su una normativa sulla quale manca un aggiornamento da circa 14 anni e quindi arriva oggi a seguito di un percorso di condivisione avvenuto nel tempo con la cittadinanza attraverso incontri con i singoli cittadini, le associazioni e il coinvolgimento delle consulte municipali. Quindi in discussione poi magari ci sarà modo di approfondire
le singole proposte. Personalmente abbiamo convocato tre commissioni sul tema, una prima di politiche sociali con una semplice discussione alla quale ho invitato in qualità di presidente la consulta municipale per le persone con disabilità e della salute mentale del nostro municipio, avvenuta il 5 luglio. Una successiva del 6 luglio è stata convocata dalla Presidente Ariano una commissione mobilità, e successivamente c'è stata una commissione congiunta del 20 luglio che ha visto un'espressione favorevole del parere a maggioranza. Anche in quell'occasione, in accordo con la Presidente Ariano, avevamo convocato la consulta municipale, che purtroppo non ha potuto partecipare per impegni non procrastinabili. Grazie. Interventi? Non ci sono interventi? Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, io vado in dichiarazione di voto. Ah, già, quello famoso dei 30 minuti sicuramente non si può esimere. Assolutamente. Sicuramente il mio vicepresidente è più sveglio di me. No, io basta che mi dite se volete fare l'intervento, io così capisco. Qualcuno vuole fare un intervento? Va bene. Allora andiamo avanti. Dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Pietro. Sì. C'era il consigliere Toti che la copriva, mi dispiace. Noi, ha fatto un attimo di ombra. Noi del centrodestra. Noi di Area Popolare, vabbè, insomma, quella prima. Noi di qualche cosa, non lo so. Allora, grazie. No, l'intervento sarebbe stato veramente complicato, perché poi ci siamo visti in commissione, abbiamo condiviso alcune criticità e abbiamo anche ammesso che la materia è complicata e anche, diciamo, difficile da elaborare senza. È ovvio che abbiamo preso atto di alcune attenzioni rivolte da alcune consulte della disabilità, tra cui quella del nostro territorio, che ha portato anche a un testo emendato. Io non ho avuto purtroppo la possibilità di audirli, perché quel giorno ero assente io in commissione, però su alcune cose ovviamente ci avrebbero aiutato ulteriormente, visto che loro presentano sostanzialmente un atto che è cioè delle correzioni che sono veramente importanti. Però, diciamo, quello che è la valutazione che come Partito Democratico abbiamo fatto non si sposa da un punto di vista politico, ma è essenzialmente legato a una impostazione che ha mantenuto la proposta, cioè sostanzialmente, come ho avuto modo di dire in commissione, si fa un riferimento a la volontà positiva di voler modificare un regolamento importante, non andando però a toccare quelle che sono le criticità di sempre. Per esempio, come se l'utente, cioè non ci si è spostati dalla parte dell'utenza, e questa è stata ovviamente la critica più grande che c'è stata da parte delle associazioni. Non solo, è come se l'utente rimanesse sempre in balia di quelle che sono le scelte dipartimentali,
senza, facevo riferimento ad una cosa per tutte, senza per esempio prendere, assumere un dato di fatto che era quello di mettere al centro della discussione tutto il percorso di vita di un utente che fa la richiesta di questo servizio. Però appunto la delibera, ragionando su pezzi di disabilità, cioè per ipovedenti piuttosto, quindi per categorie, ovviamente non aiuta quella elaborazione complessiva che invece sarebbe stato spiegato. Questo ci hanno spiegato dagli stessi dipartimenti che non è possibile per una questione di anche di impostazione amministrativa. Allora sarebbe auspicabile cercare magari, ma è positiva comunque la volontà di cercare di mettervi mano, anche perché è necessario intervenirci visto che sono anni che è rimasta appesa, però purtroppo quelle criticità non permettono di fare e di diciamo, dare una regolamentazione che sta al passo con le richieste dell'utente, al di là di quello che poi hanno posto le consulte, che sono degli organi comunque che regolano anche in questi momenti la vita e la discussione sugli atti, che diciamo sono quelle che ci hanno lasciato da un'altra parte anche delle finestre aperte che non siamo stati in grado di chiudere, un po' per la loro assenza in commissione, ma un po' perché appunto erano. Quindi per questo non siamo in condizioni di poter dare un parere favorevole, quindi il Partito Democratico voterà contro. Altre dichiarazioni di voto? Sì, consigliere. Mettere mano, come è stato detto, a questo regolamento con un'assenza di normativa che è durata tanti anni, mi sembra un fatto positivo. Il fatto poi di andare poi ad analizzare queste che sono le misure e interventi per la mobilità individuale dei disabili, io ho trovato, perché ne discutemmo insieme nella commissione mobilità, una discrasia, voglio dire, che penso di dover sottolineare, quella della consulta cittadina che aveva un indirizzo e dava un indirizzo favorevole alla cosa, e invece una forte preoccupazione rispetto a quest'atto della consulta municipale. Perciò ecco, questo mi ha creato preoccupazione rispetto a questo atto, che comunque io penso c'era bisogno che si facesse, perché ecco, l'assenza normativa chiaramente era pesante quando noi stiamo parlando di un tema così importante come quella della mobilità dei disabili. E proprio per questo io già mi indirizzai anche in commissione su un discorso d'astensione rispetto a questo, proprio perché ci vuole, e io vorrei poi incontrare, io non faccio parte della commissione servizi sociali, però la consulta municipale per mettere più a fuoco quelle che sono invece le preoccupazioni anche importanti, voglio dire, perché vengono dal territorio del nostro municipio rispetto a questo regolamento. Perciò, in attesa di fare una puntualizzazione più precisa rispetto al tutto e mettere a fuoco meglio la cosa, io come Forza Italia chiaramente esprimo il mio voto di astensione. Altre dichiarazioni di voto? Ci sono mani alzate? Dichiarazioni di voto? Non siate timidi. Dichiarazioni di voto? No. Bene, allora andiamo a votazione. Ah, consigliere principale. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Come dicevamo prima, c'è un vuoto normativo che dura 14 anni e oggi il Movimento 5 Stelle ha avuto il coraggio di compiere delle scelte, sicuramente difficili, perché quando si tratta di temi sociali è sempre difficile fare delle scelte, perché non si vorrebbe mai escludere nessuno e cercare di impostare il nostro lavoro sempre in maniera il più possibile inclusiva. Però vorrei andare al nocciolo della questione, perché quando vengono rappresentate le obiezioni bisogna farlo con concretezza, ed in realtà il nostro municipio in particolare, per chi non ha avuto modo
fatto di leggere la proposta di delibera d'espressione parere municipale, ha inserito all'interno dell'espressione parere 6 osservazioni, che sono quelle che secondo noi fondamentali per rendere il testo più condivisibile possibile, in maniera integrata, cioè integrato nel migliore dei modi. Diciamo delle osservazioni che hanno trovato tra l'altro il favore delle opposizioni, che poi hanno deciso di astenersi dal parere in commissione e di esprimersi contrari in consiglio. Quindi la coerenza lascia un po' il tempo che trova. In particolare noi chiediamo come prima voce di ampliare i destinatari inserendo le persone con disabilità intellettivo-relazionale, cioè quelle disabilità che nel documento originale non erano previste. In secondo luogo chiediamo di ampliata la platea dei destinatari, di fissare dei criteri di accesso e attribuzione dei punteggi per la determinazione della graduatoria secondo principi di equità e pari opportunità, atti a garantire a tutta la platea dei potenziali destinatari l'effettiva e concreta possibilità di fruire del servizio. Individuazione e fissazione dei budget per rispondere alle necessità individuali, la presenza all'interno dell'osservatorio di membri della consulta municipale, così come ci era stato richiesto dalle note protocollate dalla consulta municipale. E poi chiediamo addirittura e ci crediamo fortemente di inserire all'articolo 1,5.7 il testo chiedendo che vengano inseriti quattro rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, come l'articolo 3,3 della vigente legge 3 marzo 2009, 2009 numero 18. In due parole, noi abbiamo attualmente una spesa di circa 3.340.000 euro annui 2016-2017, con adeguamento budget la stima è di 3.600.000, e questa amministrazione ha pensato bene di investire 15 milioni in 3 anni, ma non a parole, li ha messi a bilancio. Abbiamo degli impegni per i prossimi 3 anni pari a 15 milioni, cioè 5 milioni annuali. Ovviamente mi riferisco all'assemblea capitolina. Ci sono delle grosse novità in questa proposta di delibera che probabilmente non avrò il tempo di elencare per intero, ma ad esempio sono stati aumentati tutti i budget, è stata inserita la categoria sport. Sulle categorie lavoro studio c'è stato un aumento percentuale dei fondi di oltre il 45%, quindi si arriva fino a 1.850 euro di budget. Per le attività sociali sono state aumentate quelle all'interno del raccordo. Sulle terapie è stato aumentato un 20%, è stata creata questa categoria sport che non prevedeva budget. Tempo per un scaduto. Importo di 350 euro. Allora, noi crediamo che tutto sia perfettibile e ci siamo impegnati con concretezza e con fermezza nell'esprimere il nostro parere, che sarà favorevole a quest'atto. Reputiamo necessario e opportuno che l'Assemblea Capitolina si fermi a ragionare su quelle che sono le nostre osservazioni alla proposta di delibera, e posso dire che già lo sta facendo, nel senso che le lettere, gli inviti che noi abbiamo ricevuto dalle consulte municipali, il primo e il secondo invito, sono arrivati in realtà non solo ai municipi ma anche alla sindaca, al consiglio comunale e agli assessori comunali, e sappiamo che si stanno realizzando dei tavoli diciamo per ragionare su tutto quello che è possibile concretamente fare. Quindi c'è massima apertura da parte nostra. La invito alla conclusione. È difficile, è molto delicato, e quindi diciamo si cercherà di arrivare ad una proposta di delibera che sia inclusiva il più possibile. Grazie Presidente. Consigliere Ciancio. Grazie, mi scuso, avevo schiacciato il bottone prima, però non si accendeva. Grazie Presidente, bentornata. Caro Presidente, cari consiglieri, io sia in commissione, dopo due commissioni, mi sono fatto leggere le osservazioni e le ho appuntate che facevano al presente regolamento, un regolamento molto importante, e quindi rispetto però alle osservazioni fatte dalla consulta, massima espressione. Perché poi non è la consulta solo del nostro municipio. Secondo,
settimo, ottavo, più consulte hanno presentato un documento corposo che, per dire la verità, anzi dobbiamo essere onesti, onestissimi, stravolgerebbe tutto il regolamento che arriva dal Campidoglio, ma proprio tutto. Non c'è solo un punto su cui bisognava mettere le mani, e che noi siamo arrivati magari sino al punto numero 2, poi il resto ci siamo arenati. Anzi, io mi sono preso la briga per dire: Presidente, qual ha proposto lei? E mi ha letto i 6, veramente 4 me ne ha letti, adesso ne vedo 2 nuovi, le 2 nuove osservazioni, che naturalmente non possono colmare il divario che hanno fissato i massimi esponenti, cioè la Consulta ha posto dei problemi, ha consegnato 2 volte un documento. Adesso noi ci ritroviamo con tutte le buone intenzioni, perché naturalmente il regolamento è sempre una cosa buona che deve arrivare su questo argomento. Di che si tratta questo regolamento? Tratta di una cosa molto importante, cioè la mobilità delle persone diversamente abili, e quindi una cosa molto importante. Però a fronte di quel documento così corposo, non era fatto da noi, non era fatto da una minoranza, era fatto da persone che si sono viste, si sono riunite e hanno fissato punteggi, modifiche al regolamento, cambiare anche parole. Proprio per questo motivo io ho ritenuto e ritengo ancora che il divario non si è completato, pertanto, come dire, l'alto senso dell'importanza di un regolamento comunque per la mobilità non mi induce, come ho fatto tante volte, a votare no, respingendolo completamente al mittente, ma sarà un voto d'astensione, auspicandomi che in sede capitolina sapranno valutare meglio questi aspetti che vanno rivisti e cambiati. Proprio per questo mi asterrò dal votarlo, come ho già detto in commissione, e queste sono le motivazioni. Che se ne faccia un motivo il Presidente della Commissione, non è che ci abbiamo l'anello al naso, nel senso, abbiamo visto di che si tratta, abbiamo valutato con attenzione che le osservazioni erano veramente molte, pesanti, e adesso non bastano 6 punti per colmare 10 pagine di osservazione a un regolamento. Grazie. Okay. Ci sono altre dichiarazioni? No. Allora, se non ci sono altre dichiarazioni, possiamo andare in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quattordici favorevoli, un contrario, 3 astenuti, quindi il Consiglio approva questa espressione di parere. Viene qui? Sì, ok. Allora, passiamo al punto successivo, che è una proposta di deliberazione d'iniziativa dei consiglieri Giannone, Tripputi, Guidola, Zazzera, Giuliano, Tosatti, Toti, Principato, Candigliota, avente ad oggetto approvazione della programmazione dei centri sportivi municipali per il quadriennio 2018-2022. Anche qui abbiamo una richiesta di ampliamento della durata di intervento da parte del consigliere Giannone. Sì, in presentazione d'atto, visto che vorrei, diciamo, essere esaustivo quanto più possibile. Va bene. Grazie Presidente. Allora, questo è l'atto, la deliberazione che oggi presentiamo è la delibera di programmazione dell'attività sportiva per il quadriennio 2018-2022 previsto dalla delibera di Assemblea Capitolina numero 41, che ha approvato il nuovo regolamento per i centri sportivi municipali. Allora, intanto
vorrei dire che con la presentazione di questo atto si chiude oggi un percorso nuovo e quanto mai articolato relativo alla prima attuazione del nuovo regolamento. Il regolamento dei centri sportivi municipali che ha visto la sua luce proprio di recente, lo scorso 12 aprile 2018, con l'approvazione appunto in Assemblea Capitolina della deliberazione la numero 41, ricordate bene questo numero, perché dopo circa 15 anni di vita del precedente regolamento, quello meglio noto come delibera 263 del lontano 2003, ne va in sostituzione. Un regolamento che andava, quello del 2003, sicuramente aggiornato, sia per adeguarlo alle novità normative, ma anche per superare i tanti limiti che nel tempo sono stati rilevati sia dagli uffici ma anche dagli stessi operatori. Questo municipio, nonostante i tempi stretti e le novità procedurali introdotte dalla delibera 41, ha da subito riconosciuto nell'impostazione del nuovo regolamento un valore da poter mettere a frutto sin da subito, in occasione appunto della messa a bando delle concessioni per il nuovo quadriennio, ed ha deciso quindi di seguire l'iter previsto dal nuovo regolamento, predisponendo come primo atto una indagine conoscitiva sulla domanda di sport nel municipio. L'indagine, elemento di novità appunto introdotta nel nuovo regolamento, è durata circa un mese e si è avvalsa appunto dell'ausilio delle scuole e dei comitati di quartiere, che hanno provveduto a diffondere un questionario tra le famiglie. L'ufficio sport, che ringrazio per la sua attenta e costante collaborazione e per il supporto amministrativo in commissione che non ha mai fatto mancare, in questo periodo nel periodo dell'indagine ha ricevuto circa 150 questionari, da cui sono emerse sia informazioni relative alla fruizione dello sport sul nostro territorio, ma anche e soprattutto quegli elementi utili alla predisposizione quindi di una programmazione dell'offerta sportiva che fosse più vicina alle richieste della cittadinanza. Ad esempio, dall'indagine è risultato un desiderio di praticare alcune discipline sportive rispetto ad altre poco presenti nei centri sportivi municipali, ed una propensione per esempio a praticare lo sport anche a livello agonistico. Tutte queste indicazioni sono state quindi inserite nella deliberazione che oggi stiamo discutendo. Dal punto di vista poi delle strutture, questa amministrazione ha supportato la preparazione della delibera di programmazione appunto con una ricognizione tecnica di tutte le 56 palestre scolastiche presenti sul territorio municipale, relativamente quindi al loro stato manutentivo. Una novità assoluta rispetto al passato, che ha comportato un impegno notevole da parte della direzione tecnica del municipio, in particolare dell'ufficio di edilizia scolastica, manutenzione ordinaria, che mi preme qui ringraziare pubblicamente per il grande lavoro, il quale su indirizzo della Giunta già dalla fine dello scorso anno ha proceduto con sopralluoghi nelle palestre scolastiche, che ha realizzato quindi un dossier tecnico analitico della situazione. Un lavoro che ha richiesto, come dicevo, un grande sforzo degli uffici, ma è di grandissima rilevanza strategica, perché dal punto di vista metodologico rappresenta la base di partenza per poter attuare le migliori soluzioni per affrontare in modo sistematico il grosso tema della manutenzione degli edifici scolastici. Grazie ad un ulteriore lavoro di analisi da parte della direzione tecnica, le palestre poi censite sono state suddivise tra palestre immediatamente idonee ad essere messe a bando e palestre che necessitano di lavori di manutenzione. Per queste ultime si è scelto di procedere poi con bandi di concessione misti servizi lavori, avvalendosi di quanto previsto dal nuovo regolamento, riconoscendo però alle associazioni, anche questo elemento di novità, alle associazioni che intendano partecipare al bando un ritorno dell'investimento economico,
quello iniziale, in termini di estensione della durata della concessione, come appunto previsto dal codice dei contratti pubblici. Su questo aspetto la Commissione ha anche sentito, diciamo, le associazioni in audizioni, e che sostanzialmente si sono trovate, diciamo, con un parere, che hanno dato un parere, diciamo, favorevole. Riguardo poi alla predisposizione di questa deliberazione, che rappresenta, come dicevo in apertura, l'atto necessario all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per la messa a bando delle palestre e quindi per realizzare i centri sportivi municipali, come Presidente della Commissione Sport del Municipio ho provveduto a convocare già dall'11 aprile scorso diverse commissioni, quindi delle sedute quindi dedicate alle tematiche correlate alla preparazione della deliberazione. Come condurre per esempio la rilevazione dell'esigenza di sport sul territorio, la valutazione dell'esigenza, della situazione delle palestre scolastiche, le linee guida per la definizione dei criteri per l'aggiudicazione delle concessioni. Abbiamo fatto una commissione per raccogliere le proposte da parte delle associazioni sportive che insieme ai comitati di quartiere, al comitato sportivo scolastico del municipio, ai dirigenti scolastici, ai rappresentanti dei genitori nei consigli d'istituto, ai fiduciari CONI e alla comunità territoriale del Municipio Settimo hanno attivamente partecipato alle sedute di commissione, contribuendo a creare un dialogo costruttivo tra cittadinanza e istituzione. Il dialogo poi è proseguito anche all'interno del Comitato Sportivo Scolastico Municipale, che ricordo è un organo consultivo che raggruppa, diciamo, inizialmente previsto dalla delibera 263 e che oggi nel nuovo regolamento si chiama Osservatorio Sportivo Scolastico del Municipio, che raggruppa al suo interno la rappresentanza dei dirigenti scolastici, degli insegnanti di scienze motorie, delle associazioni sportive, dei genitori e del CONI, all'interno del quale quindi si è avviato uno studio per la realizzazione di un accordo di collaborazione tra il municipio e i singoli istituti comprensivi, con la finalità di riconoscere alle istituzioni scolastiche un ruolo rilevante nelle modalità organizzative dei centri sportivi municipali e nella corretta vigilanza sull'applicazione dei disciplinari di concessione delle palestre da parte delle associazioni, con la possibilità per i dirigenti scolastici di entrare, diciamo, di compartecipare in questa gestione e di sollevare fino anche contestazioni per il mancato rispetto degli obblighi da parte dei concessionari. Insomma, una novità assoluta che come amministrazione stiamo portando avanti con forte convinzione. Dal punto di vista poi più del merito, i punti salienti della programmazione sportiva li posso sintetizzare come segue. Intanto con questo atto il Consiglio delibera di approvare la programmazione sportiva per il prossimo quadriennio, programmazione che rappresenta quindi il documento in base a cui dovranno essere predisposti gli avvisi pubblici per l'affidamento in concessione delle palestre. Diciamo. Diamo mandato agli uffici anche di emanare avvisi pubblici per l'affidamento in concessione delle palestre a seconda del loro stato manutentivo in cui si trovano, quindi non tutte, poi dopo quelle che richiedono lavori, no, saranno in carico sul groppone delle associazioni e i più fortunati invece prenderanno le palestre messe meglio. No, avremo bandi diversi, un avviso per le palestre già idonee e un avviso per quelle da mettere a bando con concessioni miste, lavori e servizi, come dicevo poc'anzi. Sono state sancite le finalità che l'attuazione dei centri sportivi municipali deve raggiungere, quali la promozione e la diffusione della pratica sportiva sul territorio come elemento primario di benessere psicofisico e socio-relazionale, elemento di rafforzamento del senso di comunità, la promozione della pratica sportiva per tutte le età e la valorizzazione degli sport meno praticati, la conoscenza della pratica sportiva all'interno dei centri sportivi municipali e infine lo sviluppo e il consolidamento della collaborazione tra associazioni sportive. Questa è una sintesi. Per il raggiungimento di queste finalità abbiamo anche individuato alcuni elementi premianti. In primis la qualità del progetto sportivo, legato non solo alla sua proposizione, quale appunto l'articolazione della proposta, la multidisciplinarietà dell'offerta, con particolare attenzione all'offerta di quelle discipline sportive risultate essere
più gradite a seguito appunto dell'indagine di Sport condotta nel mese di maggio. E la, dicevo, è la diversificazione delle fasce d'età, ma anche attraverso la qualità dei suoi attuatori, cioè i tecnici e gli operatori che lavorano all'interno dei centri sportivi. In particolare abbiamo voluto stabilire anche che i nostri ragazzi che praticano sport nei centri sportivi lo possano fare nel massimo della sicurezza. E quindi abbiamo chiesto che il direttore tecnico del centro sportivo sia un professionista e che sia in possesso di una laurea in scienze motorie o di titolo equipollente. Abbiamo voluto prevedere criteri, diciamo, premianti per le associazioni che decidono di portare nelle palestre comunali progetti sportivi espressamente conformati per chi ha delle disabilità, perché vi possa essere una maggiore integrazione anche nelle attività extrascolastiche. Abbiamo voluto premiare anche la capacità delle associazioni sportive nel far rete e nel mantenere il presidio del territorio, incentivando a iscriversi all'albo delle associazioni sportive e a impegnarsi formalmente nel collaborare in progetti del municipio, oltre che riconoscendo l'impegno a quelle associazioni che già nel passato hanno mostrato attenzione al nostro territorio. Infine, in considerazione di quanto emerso dall'indagine della domanda di Sport, abbiamo anche voluto premiare quelle associazioni che proporranno una parte delle attività sportive da praticarsi a livello agonistico. Per concludere, permettetemi di ricordare ancora cosa invece quello che abbiamo voluto togliere da questa delibera. Mi riferisco a quella, rispetto a quella fatta in passato. Sto parlando della possibilità che le associazioni avevano, ma in passato, di acquisire punteggio e quindi di ottenere una concessione grazie alla presentazione di proposte di migliorie con progetti di manutenzione delle palestre, pratica che poi nella realtà non ha portato, lo abbiamo constatato in questi ultimi anni, a effettivi miglioramenti e che è stata vissuta dalle associazioni sportive come un elemento di discriminazione censoria. Questo oggi posso dire che non sarà più possibile. Con questo atto abbiamo cercato di ascoltare le sedute di commissione, abbiamo voluto ascoltare i cittadini, quindi le associazioni sportive, ma anche i dirigenti scolastici che vivono all'interno delle palestre e che molto spesso ci hanno raccontato si trovano in una situazione di scomodità, in quanto al mattino sono dirigenti a tutti gli effetti e hanno totale controllo di ciò che accade all'interno, ma che al pomeriggio si vedono estromessi da una qualsiasi forma di controllo, pur poi subendo gli effetti di pratiche magari non proprio corrette di qualche associazione che ha come ritorno una cattiva, cattivo ritorno da parte sulle attività scolastiche del mattino. Abbiamo voluto ascoltare le associazioni che ci hanno raccontato i loro problemi, la complessità del contesto. Abbiamo cercato naturalmente di raccogliere gli elementi che fossero quelli in comune. Probabilmente non siamo riusciti a cogliere tutti gli aspetti invece di nicchia che qualche associazione ci ha presentato, ma nel complesso possiamo dire che abbiamo dato ascolto a quelle che sono state le richieste. Abbiamo per esempio inserito anche una richiesta molto importante riguardo la limitazione nell'utilizzo delle fasce orario, quindi in termini di ore. Nel regolamento è previsto un massimo di 50 ore per organismo. Noi abbiamo voluto anche inserire in queste 50 ore gli affidamenti che le palestre hanno anche direttamente dalle scuole,
attraverso, diciamo, l'autonomia scolastica, proprio per cercare creare un bando che permettesse a tutte le associazioni di poter prendere parte alla gara, e cercando di spalmare su quante più associazioni possibile le fasce a disposizione. Confidiamo in un lavoro di sinergia con anche nel prosieguo, quindi anche nell'attuazione di questa delibera, insieme all'associazione e soprattutto insieme al comitato sportivo che a breve sarà rinominato Osservatorio Scolastico Sportivo del Municipio, e siamo contenti di essere riusciti a portare avanti questo discorso non da soli ma in modo sinergico con le realtà attive del territorio. Un ringraziamento anche ai commissari della mia commissione, che hanno seguito con molta attenzione tutto il processo e che insieme con cui, insomma, abbiamo preso delle decisioni su alcune tematiche, talvolta in contrasto, talvolta, diciamo, concordando appieno, ma comunque sempre in un dialogo costruttivo che ha portato poi alla formulazione del testo definitivo che oggi è in discussione. Grazie. Interventi? Consigliere Giuliano? Non vedo altre mani alzate, sì. Grazie Presidente. Bentornata all'ultimo, così è arrivata, si è presa la presidenza senza avvertire, va bene così. Quindi è stato un attimo. Esatto. Perché intervengo subito, anche se avrei preferito farlo successivamente nel sentire qualche commento? Perché diceva un grande comico che per far ridere bisognava essere seri, no? E quindi quando si fanno le cose fatte bene bisogna intervenire, quando il gioco si fa duro i duri scendono in campo, per cui bisogna essere coerenti in quello che si fa e bisogna avere la responsabilità di quello che si dice e di quello che si pensa di programmare in rappresentanza di un territorio di cui facciamo parte, per cui non ci si può coprire dietro a un dito, no? E io non ci sono mai riuscito, perché il dito, se vede, io sono abbastanza largo, però bisogna essere propositivi. Allora interveniamo subito, perché così dopo daremo anche qualche riflessione. Tutto è perfettibile, tutto è migliorabile, caro Presidente della Commissione, è ovvio. Ma come dicevo, bisogna essere seri, perché stiamo intervenendo, abbiamo lavorato su un argomento, sembra banale, semplice, dovuto, ma come ha detto prima lei, 14 anni solo per sapere in quale direzione andare, per capire come comportarci, per provare a programmare, per provare ad organizzare. Non ci siamo mai riusciti. Io non sto ovviamente dal 2003 in rappresentanza delle istituzioni, sono entrato qualche anno dopo, ma la musica è sempre stata la stessa. Quindi dopo il primo triennio, dal 2003 al 2006, poi ci sono state delle piccole, ma piccolissime proroghe di qualche, no? 6, 7, 8, 10 anni, cioè cosettine, capito, che andavano solo perché non si riusciva a pensare di provare a fare un regolamento, a provare a mettere nella condizione un sistema di poter vivere, di poter dare delle risposte. Ora immagino che chi stava dentro ha goduto di quello che ha trovato, nel senso che la proroga è normale che non crea problemi a chi sta dentro, perché così va avanti.
ma quelli che stavano fuori e che cercavano, no, e aspettavano di vedere la porta aprirsi per dire oh ci sono anch'io, hanno aspettato le proroghe. Qualcuno è riuscito a trovare risposta in un subaffitto, perché poi ci sarà qualche subaffitto e allora dice sai è libero, no? Quanti siete? Venite qui che vi ospitiamo. Tutto questo perché è figlio di un non regolamento, cioè è figlio di un prodotto che nel tempo aveva bisogno di un cambiamento. E quindi tutto è perfettibile, tutto è migliorabile, ovvio. Però Fratelli d'Italia in questo momento si sente il peso, sente, ha sentito l'esigenza di essere propositivi, di essere coerente a un quadro che oggi ha l'esigenza di essere trattato come si deve. E quindi arriviamo a questa delibera. Questa delibera però c'è un piccolo neo presidente, io lo dico, io avrei avuto, cioè, avrei gradito la presenza dell'assessore dopo un grande lavoro di questo tipo, ma non per polemica, proprio per dimostrare che effettivamente il consiglio, le commissioni, la giunta, no, effettivamente onorava, voglio dire, questo lavoro, visto che non è un lavoro di due giorni, ma non è una polemica, era un piacere poter condividere in aula con l'assessore, chiaro? Perché non è il mio assessore, ma è sempre una figura istituzionale, quindi è ovvio che se ci fosse stata la presidente o l'assessore competente era per me un onore. E quindi che cosa comporta questa delibera? Comporta che effettivamente si sono azzerate diversi aspetti. Innanzitutto, voglio dire, partiamo sempre dal fatto che tutto è perfettibile, tutto è migliorabile. Comunque abbiamo dei documenti. Io non mi sono mai trovato in mano una relazione stato manutentivo delle palestre scolastiche del settimo municipio e trasmissione e censimento centri sportivi municipale come da richiesta direttiva di giunta. Io non l'ho mai avuto tra le mani un documento che mi potesse comunque aiutare a capire certe cose. Non ho mai avuto tra le mani un'indagine conoscitiva sulla domanda di sport del settimo municipio. Questa è una, diciamo, decisione che è emersa in commissione, come ha detto il Presidente, condivisa dai commissari, utilizzando lo strumento che abbiamo a disposizione, che sono le scuole, e in collaborazione con i DS, non i Democratici di Sinistra, ma i dirigenti scolastici, in collaborazione con loro si è fatto un'indagine conoscitiva di quello che poteva essere sul territorio la richiesta di intervento, la richiesta di attività, la richiesta appunto di quello che generalmente non è possibile vedere o ottenere se non in determinate condizioni. Non ce l'ho mai avuta e di conseguenza non ho mai avuto questi due fogli, tre, no, due, avanti e indietro, dove ci sta un rendiconto di quello che è stato il lavoro effettuato dagli uffici, perché poi noi ci lamentiamo tra virgolette degli uffici perché comunque il lavoro eccetera, poi fanno un lavoro, eccolo, un lavoro che si nota, che si vede, che ha un peso, che ha un'efficacia, perché è facile poi sparare così a zero. E quindi un lavoro non indifferente, questo non ce l'ho mai avuto. Sì, avevamo le delibere, ma nella delibera veniva riportato quello che effettivamente era una parola sola, cioè nel concetto non c'era la delibera ovviamente, ma c'era una parola sola, proroga, ok? Quindi non si può fare nulla, si va in proroga. Il comune non fa regolamento, si va in proroga. Noi abbiamo provato a lavorare nella scorsa consigliatura, insieme alla commissione abbiamo fatto tutto un lavoro, ci siamo riuniti una decina di volte, il presidente della scorsa
a memoria di questo, anch'io ero presente quindi nella stessa commissione, abbiamo fatto un lavoro eccetera, ma la 263 non si è potuta modificare perché per gli impegni eccessivi dell'amministrazione comunale, anzi hanno cambiato anche l'assessore ma non sono riusciti, e quindi tutto il lavoro è vanificato. E dove siamo intervenuti? Siamo potuti intervenire esclusivamente sui criteri, sui punteggi di criteri, cioè quello di cercare di compattare il più possibile un criterio a discapito dell'altro, perché lì che c'era il gioco, tra il primo e l'ultimo 30-40 punti avevi perso, era inutile anche gareggiare, ma era un palliativo, non è che ha risolto il problema. E si è messo dentro quel meccanismo comunque sia che ha portato ad un punteggio, come diceva il Presidente prima della Commissione, un punteggio tramite le migliorie, cioè impropriamente probabilmente si è cercato di condizionare quel poco che era condizionabile cercando di dire tu mi fai qualcosa e io ti do un punteggio in più, no? Perché non avevamo strumenti, sempre perché la delibera madre non era modificabile, non era stata modificata. Anche lì provammo a mettere un limite di ore, perché è un elemento anche quello importante, far capire al territorio che le associazioni possono partecipare, non è una lobby per poche, non è un bene di tutti a vantaggio di pochi, è un bene che appunto che deve essere sfruttato il più possibile per mettere una maggiore diffusione. Quindi anche l'altra volta avevamo provato a mettere un limite di 30 ore per associazione, ma poi svanito durante la promulgazione del bando. Oggi ci troviamo 50. Non ero d'accordo, non sono d'accordo nelle 50, però bisogna essere seri e quindi io non mi posso attaccare, come si dice, al tubo della pipa, del gas, del tubo, vabbè, comunque avete capito, no, no, la battuta. No, siete troppo seri, non... Comunque, non mi attacco a questa banalità, nel senso che l'abbiamo corretta mettendoci anche le ore in autonomia, quindi quelle da bando e quelle da autonomia. Certo è che se uno non ha le ore in autonomia, se prende comunque tutte le 50 ore, mi dia un minuto. Concesso. Grazie. Se io chiedo così poi non può dirmi di... Se non prende le 20 ore in autonomia, ha tutte le 50 ore però sempre a bando, quindi forse è cambiato poco, cambia l'ordine dei fattori ma il prodotto non cambia. Non so come si potrà intervenire, controllare e verificare che questo non avvenga, penso che poi il Presidente della Commissione nell'intervento successivo proverà a dare delle risposte. Ci proveremo, questo io lo so che dobbiamo provarci. Chiudo questa prima parte di intervento e poi utilizzerò, non ho preso la mezz'ora perché mi sembrava eccessivo, ma l'utilizzerò la dichiarazione di voto, per dire appunto che è un pezzo che mi è piaciuto molto, che comunque mi ha dato quella sensazione di positività, e lo dico anche a nome ovviamente del consigliere di Forza Italia Sandro Toti, che ha firmato insieme a me questa delibera, perché ci hanno convinto diverse cose, nonostante che tutto è perfettibile, tutto è migliorabile, ma un inizio ci doveva essere e noi vogliamo far parte dell'inizio, noi vogliamo essere nell'inizio di un nuovo meccanismo come forze politiche. Il fatto di aver prodotto insieme al MIUR un protocollo che per quanto mi riguarda è fondamentale per poter avere una legittimazione per essere credibile anche nei confronti del mondo scolastico, in quanto queste attività pomeridiane erano alla mercé di tutti, cioè senza controllo, senza verifica, senza possibilità comunque di poter, no, controllare. E invece con questo protocollo la scuola, il dirigente diventa un attore insieme a noi, insieme agli uffici di verifica, di controllo, per poter dire appunto come vanno le cose e come non vanno, e questo mette nella condizione i dirigenti scolastici di una maggiore tranquillità. Io sono convinto che fra 3-4 anni, insomma quando sarà il prossimo bando, loro si possano avvicinare con più tranquillità all'istituzione, perché, no, troveranno
chi lavorerà per loro, cioè chi difenderà questo lavoro, e non lo faranno più in autonomia, ma saranno più facilmente contenti di poter cedere all'amministrazione. È lì che l'amministrazione farà il suo massimo rendimento, no, per quello che riguarda questo tipo di delibera. Grazie. Grazie, andiamo avanti, ci sono altri interventi? Consigliere Cian. Grazie Presidente, consiglieri. Penso di fare comunque velocemente, magari avrei avuto bisogno di un po' più di tempo perché l'argomento è molto importante. L'ho concesso al consigliere Giuliano, l'ho concesso anche a lei un po' di grazie. Grazie. Per dire subito, vorrei subito, come dire, sgomberare alcuni dubbi rispetto all'impaginazione della delibera. Noi diciamo spesso il termine lavata e stirata, vuol dire, ci hanno detto in commissione, che è stata firmata sia dalla direzione socioeducativa sia dal direttore, e lo trovo dentro la delibera attuale, ma non vi è apposta la firma. Oggi abbiamo una delibera dove nel frontalino centrale la firma non è apposta, mentre devo rimarcare che in commissione è arrivata una delibera ben firmata, anzi, per carità, mi sono preoccupato pure di andare dalla dirigente socioeducativa per chiedere alcune perplessità rispetto alla regolarità di questa delibera. Non mi ha ricevuto, ma come dire, sono sicuro che gli uffici sanno quello che fanno e naturalmente hanno valutato bene il contenuto della nostra delibera municipale. Intanto devo constatare che oggi le firme non sono a posto, quindi non è lavata e stirata come formalmente, capisco che c'è, ma nella dimenticanza sono le copie che abbiamo avuto oggi. Finisco, non c'è problema, non è che c'è problema per questo aspetto formale, non vi preoccupate di questo. Ho detto già che la firma è apposta, c'è, non c'è oggi nella fotocopia, però siccome noi diciamo per un fatto di lavare e stirare, no, questo ho preso 2 minuti fa, io là non c'era la firma, non è apposta, eccola qua. Uno, però non è questo il problema. Io partirei un po' da lontano, da quando è arrivato il regolamento finalmente nuovo, solitario in quest'Aula, cioè l'8 gennaio del 2018, noi abbiamo espresso un parere, vorrei che il capogruppo magari ascoltasse con attenzione perché sono andato a prendere tutti gli emendamenti fatti dal capogruppo rispetto al regolamento capitolino che era fatto da un consigliere solitario, diario, o meglio, lo chiamo un'agenda, ma io lo chiamo signor consigliere diario, che ha avuto il coraggio, insieme a tutte le associazioni sportive, di formulare questo nuovo regolamento. E l'ha portato, ha mandato qui a gennaio per esprimere un parere. Cosa abbiamo detto noi negli emendamenti? O meglio, gli emendamenti ce ne sono stati tanti portati da me in quell'occasione. Ma quelli portati dalla maggioranza erano altrettanto corposi, ma nessuno di questi è stato accolto. Ripeto, gli emendamenti proposti in quest'Aula e votati dalla maggioranza non sono stati recepiti nel documento finale, in questo regolamento che oggi è vigente, questo è il regolamento attivo, il regolamento in cui noi successivamente approviamo la delibera municipale e con i criteri fissati si passa all'indizione dei bandi nuovi dove si fissano i criteri per l'attribuzione dei punteggi. Allora, ripeto le date. L'8-1 vi è stato il nostro parere sul regolamento. La delibera 41 del 12 aprile approva finalmente il regolamento. Poi io non so se
Questa è la storia, questa è storia. Io non voglio leggere i dubbi e le osservazioni che ha presentato a quel tempo, ma mi sembrano ben lontani da questo regolamento. Ecco alcuni emendamenti presentati dalla maggioranza, in cui si chiedeva di cambiare l'articolo 9 delle osservazioni, aggiungere, levare, mettere. Ma noi in quel tempo ci siamo preoccupati esclusivamente di dire: formuliamo criteri aggiuntivi, 2, 3, 4. Oggi succede una cosa stranissima. Ci ritroviamo con una delibera municipale del nostro municipio che naturalmente, io lo ripeto, per il raggiungimento delle finalità si considerano i seguenti criteri indicati in ordine prioritario decrescente, e per la maggioranza attuale l'aspetto più importante, cioè il criterio rilevante che dà più punteggio, è la rilevanza sociale, la qualità tecnica del programma annuale, che dovrà indicare l'elenco delle attività sportive che si intendono svolgere all'interno degli spazi per i quali si partecipa al bando e il loro piano di utilizzo in termini di orari e giornate, anche in relazione alla presenza di iniziative volte al miglioramento contiguo della qualità del progetto sportivo, sia dal punto di vista della pratica sportiva o dell'attività. Ludico-motoria, sia relativamente allo stile di vita degli utenti fruitori e che siano coerenti con la finalità del presente programma di massima. Questo è un criterio, mi ha assicurato il Presidente della Commissione che questo è il numero uno. Bene, convintamente io vi dico che all'articolo 9 del regolamento capitolino non ci hanno messo questo punto. Assolutamente no, e per quanto voi dite che sono, come dire, procedure, indicazioni, l'articolo 9 ha un titolo ben preciso: criteri per l'individuazione del concessionario. Criteri. Alle indicazioni di questo regolamento seguiranno i punteggi comunque, anzi dico, la delibera municipale non è in linea con il regolamento, perché al primo punto, e come era formulato nel regolamento, diceva l'esperienza maturata negli ultimi 5 anni nell'ambito delle attività che si intendono proporre nei centri sportivi, cioè non è che è obbligatorio, è una scelta che hanno fatto i vostri superiori in Campidoglio, per voi è importante la rilevanza sociale, la qualità del progetto, invece a Campidoglio avevano detto che era importante l'esperienza negli ultimi 5 anni, che poi tutto sommato non è che sono in contrasto, ma io dico, c'è un emendamento in particolare che magari mi riservo di consegnare, in cui si discuteva proprio di questo. E non era questa la direzione che quest'Aula, quando abbiamo affrontato la discussione per il formulare un parere sul regolamento, avanzava il Movimento 5 Stelle? Assolutamente. Adesso, facendo un parallelo tra le due visioni del mondo, ci ritroviamo che mentre in Campidoglio vogliono l'esperienza, noi al municipio badiamo alla qualità tecnica del progetto. In Campidoglio al secondo posto la rilevanza la mettono, mentre titoli ed esperienze che sono al quinto posto per il Campidoglio, noi la mettiamo al secondo. Io non voglio entrare nel tecnicismo, ma di fatto si deve sciogliere questo aspetto. Si deve sciogliere questo aspetto e quindi chiedo alla maggioranza, a prescindere dall'elenco 1, certo può dare qualsiasi indicazione, ma di fatto allora o è sbagliato questo regolamento, sono puri consigli per l'acquisto,
Cioè questo non è un regolamento se può essere stravolto. Abbiamo detto mille volte che bisogna fare un regolamento e avere un'omogeneizzazione per tutto il territorio romano. Invece ci ritroviamo che il nostro municipio farà un bando. Bene, cioè, se questo è decentramento d'accordo, ma allora, visto che il Campidoglio si doveva fare protagonista di un regolamento che aveva una visione larga e decentrava un po' lo spirito, bastava cambiare l'articolo 9 dove diceva, scrivevamo, senza tutta sta roba non la doveva scrivere, scriveva criteri di individuazione a cura di ogni municipio. Fine. Il nostro municipio faceva i criteri e tutte le buone cose possibili e immaginabili. No, qua ci troviamo in contrasto. E naturalmente noi ci abbiamo lavorato parecchio su sta roba, siamo partiti, abbiamo fatto commissioni, però alla fine abbiamo trovato questo modo di dire che va bene, cioè fornire indicazioni è diverso dai criteri di individuazione. Oh, ma cioè qua giù c'è scritto pure il punteggio, da 100, massimo 30, allora a che serve questo articolo 9 del regolamento? Chi se lo dovrà adeguare a questo articolo 9 del regolamento capitolino? C'è poco da dire, quella parola va letta e fatela leggere, e proprio per questo io dico che l'autorevole parere dei nostri dirigenti adesso si dovrà trasformare in un avviso pubblico dove i criteri saranno quelli del nostro municipio, perché se non sarà così, voglio dire, c'è qualcosa che non va. Io l'ho ridetto. Tempo scaduto. Scaduto, grazie. Sì, le ho dato già 2 minuti in più. Solo gli ultimi 20 secondi per dire. Noi abbiamo fatto tanti errori, sono stati fatti su questa roba, però ritengo che l'impegno poi e la passione delle persone, tutte, cioè, è innegabile che noi stiamo qua perché abbiamo una passione politica, ma vorremmo che le cose funzionassero. Il supporto degli uffici è fondamentale. In commissione mi è stato detto, a noi l'ha firmato dal punto di vista tecnico, no, questo è un aspetto politico. Ecco, vorrei dire, io mettere una pietra sopra, questa è una scelta politica che voi avete fatto. Adesso gli uffici renderanno esecutiva la nostra delibera, ma io presuppongo che il buon senso fornirà loro un consiglio di dire che il regolamento comunale è di un livello superiore e quindi dovranno fare l'avviso pubblico con il regolamento, diversamente sarà una delibera attaccabile da chiunque e quindi a chiunque non gli saranno bene i nostri, perché io li chiamo nostri, quelli che ha formulato la commissione, perché potremmo essere anche... La invito alla conclusione, sono passati 3 minuti. Sono illegittimi rispetto al regolamento comunale, l'ho detto, non entro in merito alla bella tabella che ha raccontato. Consigliere Ciancio, la invito alla conclusione. Proprio per questo motivo poi magari in dichiarazione di voto. Va bene. Ci sono altri interventi? Sì, consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora, il consigliere Giannone ha spiegato per bene dal punto di vista tecnico qual è la situazione. Io mi soffermo, c'è davvero un minuto e mezzo, spero non di più, sulla questione politica. La questione politica è chiara. Prima c'era una situazione. Con la delibera su cui questo gruppo sta lavorando anche con... il supporto di alcuni consiglieri di opposizione che hanno capito probabilmente il piano, no? Che sta accadendo, che accadrà nei prossimi tempi, qualcosa politicamente sta cambiando un sistema. Allora, questo politicamente va detto, perché se chi mi ha preceduto insiste sul punto che il discorso è politico, io la butto sulla politica. Allora, qui sta cambiando la politica, che è diverso. La politica, l'impostazione politica di un sistema che si era parcheggiato per anni, adesso non mi soffermo sulle questioni tecniche perché già l'ha detto il consigliere Giannone, molte cose cambieranno. Cambia la visione, l'impostazione,
cambia anche la pratica futura, dal punto di vista tecnico io non posso dire niente, perché se una delibera è stata scritta, se gli uffici l'hanno valutata, se il dirigente competente l'ha firmato, vuol dire che probabilmente si poteva firmare, altrimenti non l'avrebbe firmato, perché ricordiamo che quando i dirigenti firmano un atto hanno sopra una competenza di natura sia penale che civile su tutto quello che firmano. Allora io non scendo sul punto di vista tecnico, scendo sul punto di vista politico. Se poi non piace politicamente la strada che stiamo prendendo, io di questo, c'è visto la sponte, non posso che esserne contento, perché tutto un impianto passato che non funzionava e che non ha funzionato, stiamo cercando di cambiarlo. Magari ci vedremo in futuro come andrà a finire, certamente qualcosa sta cambiando e sono decenni, forse, decenni. Quindi se la buttiamo sulla politica, questa è la politica. Cambio radicale di qualcosa che prima evidentemente stava in una posizione statica, con una partecipazione statica, secondo regole statiche. Va bene, quindi politicamente quello che ne stiamo portando è innovazione, questo si chiama. Allora, questo è il nostro parere politico. Grazie. Altri interventi? Se non ci sono interventi, io lascio la parola al relatore per l'ultimo intervento. Consigliere Toti. Io la scorsa legislatura, della scorsa consigliatura non ero presente in municipio, perciò tante cose voglio dire le ho conosciute soltanto adesso, e questo del discorso rispetto al vecchio regolamento che oggi si va a cambiare, voglio dire, e al non regolamento, come dice il consigliere Fulvio Giuliano, che ha condiviso con me la firma per questa delibera. E voglio dire, penso che nel passato non si siano messe al centro cose importanti che adesso, voglio dire, con questa delibera forse non sarà l'ottimo in assoluto, però cerchiamo di migliorare. Perciò questo che noi, io penso di parlare anche a nome di Fulvio, abbiamo percepito, cioè un miglioramento, anche io direi sostanziale, rispetto al passato. Rispetto al passato, dove è stato detto da più interventi, si privilegiava un discorso di miglioria, cioè chi faceva migliorie aveva più punteggio, chi non le faceva chiaramente si trovava in difficoltà. Su questo c'è stato già una modifica, io penso importante, quello che premia l'intervento, ma non sul punteggio, ma sull'estensione della durata. Questo a me sembra una indicazione, diciamo, che migliora rispetto alla situazione rispetto al passato. Poi il capire lo sforzo che è stato fatto in commissione per capire veramente quella che era, e dare, io penso, pure forza a quella che era la domanda di sport che veniva dalle varie realtà. Io ho partecipato alle commissioni e ho cercato di essere attento rispetto a questa proposta di delibera, a questa programmazione centri sportivi municipali. E ho visto, ecco, l'importanza dell'incontro, della condivisione, del confronto con le scuole, con i comitati di quartiere, il discorso di quello che sarà il nuovo osservatorio sportivo scolastico. C'è stata una partecipazione forte che io, diciamo, su altre delibere non ho trovato. Qui ho trovato uno sforzo veramente di comprensione rispetto all'esigenza forte di sport che hanno i cittadini del nostro municipio.
anche il fatto dei 150 questionari, anche rispetto al numero di questi questionari, voglio dire, è un numero importante, 150, anche questo per me è da sottolineare. Ecco, come diceva il mio amico del centrodestra, la ricognizione delle 56 palestre da parte dell'ufficio di edilizia scolastica, anche questo, voglio dire, è per me da sottolineare. E poi, non ultimo, il discorso di mettere più al centro rispetto al passato il discorso della disabilità, anche questo io lo trovo molto apprezzabile della proposta che oggi noi andiamo ad approvare. Perciò, per non dilungarmi, perché come ho detto e come ha detto pure il mio amico e consigliere insieme con me del centrodestra municipale, noi abbiamo chiaramente capito che rispetto a questo c'è stato veramente uno sforzo, e questo sforzo, anche se non è l'ottimo ancora, è uno sforzo da apprezzare, e per questo noi abbiamo firmato insieme la delibera per la programmazione dei centri sportivi. Certamente nel futuro cercheremo di migliorare questo discorso e queste proposte, però ecco, voglio dire, possiamo dire di incamminarci già su una strada che può dare risultati positivi. Allora, se la discussione è finita, io vorrei avvisarvi che ci sono degli emendamenti che sono stati... Ah, c'è ancora un intervento. Intanto lo dico, ci sono degli emendamenti, poi lascerò la presentazione al consigliere Giannone. Sono emendamenti semplici, li abbiamo guardati, sono 5. Abbiamo già fatto le fotocopie, volevo solo dirvi questo in modo che se volete intanto guardarli potete dare un'occhiata. Sono... Dove l'abbiamo messi? Eccoli. Ok. Sì, andiamo avanti, consigliere Principato, certo. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, io vorrei iniziare il mio intervento innanzitutto ringraziando il Presidente Giannone, l'assessore di riferimento e tutta la parte politica di maggioranza della Commissione, ma anche di opposizione, che ha lavorato duramente e per un lungo periodo alla produzione di un regolamento assolutamente innovativo e del quale c'era necessità da ormai troppo tempo. È stato fatto un lavoro, dicevo, molto duro, continuo, di dettaglio e con un confronto aperto che probabilmente non ho mai visto prima. Mi esprimo così facendo riferimento alla volontà proprio del Presidente della Commissione di aprire il più possibile a qualsiasi confronto delle opposizioni, ma soprattutto del territorio, inteso come associazioni e cittadini, affinché chiunque potesse avere la parola su questa nuova proposta. E quindi veramente ringrazio il Presidente Giannone del modus operandi per aver affrontato questo argomento. E quindi non si può dire assolutamente che non ci sia stato un coinvolgimento del territorio o una condivisione su questo. Mi spiace verificare che, nonostante le ripetute sedute di commissione e il confronto continuo e la disponibilità da parte del Presidente a chiarire qualsiasi minimo dubbio sulla proposta, ad oggi in Consiglio ci siano ancora dei dubbi così gravi. Mi riferisco in particolare alla mancata congruità, secondo alcuni, assolutamente non comprovata da quelli che sono gli atti, l'uno e l'altro atto, rispetto ai criteri di individuazione dei concessionari. Allora, per chiarire definitivamente davanti al Consiglio questa cosa, al consigliere per il quale ancora questa cosa purtroppo non è chiara, basta semplicemente rileggere la parte introduttiva proprio relativa ai criteri di individuazione. Criteri di individuazione del concessionario e commissione valutatrice. Questa è la delibera del Consiglio Comunale.
La valutazione delle domande pervenute è effettuata sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti nei bandi di gara. È chiarissimo, cioè viene detto in parole povere, cerco di spiegarlo più semplicemente, che la valutazione delle domande si fa nei bandi di gara, secondo i criteri stabiliti nei bandi di gara, così come prevede la divisione tra i poteri politico e amministrativo. Punto. Non c'è difficoltà nel capire questo. Di seguito viene detto, e questa è la parte importante, leggo lentamente per far comprendere meglio, la documentazione presentata dei soggetti partecipanti alle procedure di aggiudicazione dovrà fornire indicazioni relativamente a, traduco, nei documenti che devono presentare le associazioni che decidono di partecipare al bando, bisogna fornire informazioni relativamente a, cioè quindi quando, se io associazione compilo la domanda per partecipare al bando, nelle informazioni che inserisco devo inserire soprattutto queste che vengono elencate nella proposta di delibera. Quindi questo è quello che dice il regolamento comunale. Passiamo alla proposta municipale. Allegato A, perfettamente allineato alla proposta comunale, cioè per il raggiungimento delle finalità si considerino i seguenti criteri indicati in ordine prioritario decrescente. E qui vengono semplicemente elencati i criteri per il raggiungimento delle finalità. Quindi io ad oggi, dopo mille confronti sul tema, con il supporto degli uffici, col chiarimento del Presidente di Commissione, con lo studio della normativa che noi abbiamo fatto, ho veramente difficoltà a capire come si possa ancora essere in contrasto e arrivare a tal punto di fare un'affermazione così grave, perché è grave, di dire che la nostra proposta di regolamento contrasta con la proposta di regolamento comunale. Ciascuno si assuma la responsabilità di quello che dichiara, perché c'è una normativa vigente, c'è una firma di un direttore di un municipio, di un direttore d'area socioeducativa, che confermano la regolarità tecnica e la rispondenza alla normativa vigente. Quindi quando si dice non c'è corrispondenza e congruenza col regolamento comunale, ci si assume la responsabilità di quello che si dice. Allora poniamo maggiore attenzione quando facciamo le nostre dichiarazioni, perché quello che vi ho letto è quello che c'è scritto sui documenti che vengono presentati. Concludo l'intervento ringraziando la Presidenza, mi riferisco a quella della Commissione, anche rispetto alla sensibilità che c'è stata sul tema delle politiche sociali e in particolare sull'inclusività, perché lo sport per noi deve essere senza barriere. Nonostante sia stato inserito un criterio all'interno del raggiungimento delle finalità, il Presidente Giannone, ce ne sarà occasione di parlarne anche successivamente, ha accettato apertamente e senza nessuna barriera i suggerimenti che, come Presidente di Commissione Politiche Sociali, ho voluto fornire per un contributo fattivo alla discussione, e anche per questo lo ringrazio. Io dico che oggi stiamo presentando un lavoro di cui dobbiamo essere veramente, veramente fieri tutti. Chiunque ha partecipato, anche con una sola parola, deve essere fiero di quello che è stato scritto e di quello che stiamo andando ad approvare, e non riuscirei veramente a capire, nonostante il percorso duro che è stato fatto e di condivisione che è stato fatto, come anche un solo consigliere possa astenersi o essere contrario ad una proposta di questo tipo,
se non per un pregiudizio politico, e vuol dire non andare incontro alle esigenze del territorio per difendere una bandiera politica. Questi atti non hanno colore politico e quindi bisogna esprimersi valutando nel merito la proposta, e nel merito la proposta non ha nulla di eccepibile. Grazie Presidente. Altri interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alla presentazione degli emendamenti. Ok, rilascio la parola, consigliere. Sì, certo, grido subito, le do gli originali. Sono emendamenti soppressivi, sono due, ce ne sono due modificativi e un aggiuntivo. Sì, può fare anche tutto insieme. Sì. Sì, grazie Presidente, li presenterò tutti insieme e ne darò anche una spiegazione rapida. Dunque, intanto la motivazione per cui ho presentato gli emendamenti è perché nella redazione poi mi sono accorto di alcuni refusi e abbiamo ricevuto poi delle indicazioni di rettifica dalla direzione tecnica. E poi rileggendo anche il testo, ripeto, sono essenzialmente degli e poi ho colto l'indicazione che in commissione in commissione quinta per l'espressione di parere ci è venuta dal Presidente della Commissione Politiche e Sociali. Vado in ordine come previsto dal regolamento. Allora, il primo emendamento è soppressivo e si riferisce al testo del deliberato. In questo testo del deliberato noi proponiamo di eliminare la seconda parte del punto B, comprensivo delle schede descrittive delle palestre scolastiche eccetera eccetera, delle indicazioni di idoneità fino alla fine del paragrafo. Questa in realtà dà una valutazione un po' più approfondita, deve essere il contenuto di ciò che sarà in avviso pubblico, non certo in delibera, visto che comunque sia la documentazione tecnica è acquisita agli atti con un protocollo e quindi tutto l'aspetto tecnico descrittivo rimane un fatto meramente tecnico. Noi, preso atto di quella relazione, della relazione tecnica, mettiamo a bando le palestre, dando un'indicazione solo rispetto a una classificazione che ci permette di stabilire quali di queste palestre devono essere messe a bando subito e quali invece con un bando di concessione mista servizi e lavori. Per cui si tutto il punto da comprensivo a fino a municipio settimo si cassa, perché sono elementi di dettaglio non da mettere in delibera ma da mettere appunto che saranno messi in avviso pubblico, quindi è un fatto amministrativo. Per quanto riguarda il secondo emendamento soppressivo, posso chiedere un po' di silenzio, grazie. Consigliere Ciancio, le posso chiedere un po' di silenzio? Io non riesco a sentire. Grazie, proseguo. Allora, il secondo emendamento soppressivo è stato preparato, preso atto di una nota che ci è arrivata ieri dal direttore tecnico, dove ci veniva espunto dall'elenco delle palestre una palestra che poi in realtà trattasi di un'aula di psicomotricità, quindi non è una palestra che può essere messa a bando, quindi che non ha i criteri per poter essere messa a bando come palestra a sé stante, quindi con attività extracurriculare. È la corrispondente alla scheda 12, per cui eliminiamo dall'allegato B la riga relativa alla scheda numero 12,
aula che è presente nel plesso di Villa Lazzaroni in via Appia Nuova 522, è la scuola primaria. Quindi con questo eliminiamo quest'aula che non è, si è rivelata non essere una palestra. Per quanto riguarda poi il terzo emendamento, è un emendamento sostitutivo perché nel punto 1b abbiamo voluto precisare meglio, rifacendoci alla nomenclatura presente nella relazione tecnica, e quindi sostituire lì dove c'è scritto della classificazione rispetto allo stato manutentivo, si propone di sostituire dell'acronimo riferito alla tipologia degli interventi connessi allo stato manutentivo, che è esattamente quello che risulta essere scritto nella relazione, quindi diciamo è un allineamento di nomenclatura rispetto alla relazione tecnica, né più né meno. Di fatto l'emendamento soppressivo e l'emendamento modificativo che fanno riferimento entrambi al punto 1b sostanzialmente non cambiano il senso, in quanto il punto rimane il seguente, lo leggo integralmente per una migliore intelligibilità. Allora, delibera quindi di approvare l'elenco delle palestre scolastiche del municipio VII per l'attuazione dei centri sportivi municipali nel periodo 2018-2022 con l'annotazione per ognuna dell'acronimo riferito alla tipologia degli interventi connessi allo stato manutentivo, in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica del 5 luglio 2018, protocollo eccetera eccetera, di cui allegato B, parte integrante del presente provvedimento. Punto. L'allegato B infatti è un allegato che contiene l'elenco delle palestre suddiviso per cosiddetto diciamo acronimo. Nel primo elenco vi sono le palestre catalogate, classificate con acronimo B ed M che vanno direttamente a bando. Nel secondo elenco, quello successivo, ma vi è una spiegazione, quindi si capisce chiaramente, vi sono le palestre classificate con acronimo O nella citata relazione tecnica, che sono quelle che possono essere messe a bando, ma con un bando di concessione misto servizi e lavori. E poi le altre quattro che sono con acronimo no. Quindi sostanzialmente non cambia nulla, ma abbiamo semplicemente allineato la dicitura alla relazione della direzione tecnica. Il terzo emendamento è un emendamento che corregge un errore materiale, perché l'istituto, la palestra della Schweizer, della scuola secondaria Schweizer, non è in via Messina 41 ma in via Messina 31, quindi diciamo per precisione abbiamo voluto specificare meglio il numero civico. E, l'ultimo emendamento invece ha a che fare con i criteri di con i criteri di pagina 7 allegato A, il particolare il numero 6. Il sesto criterio recitava così: specificità della proposizione progettuale rivolta prevalentemente ma non esclusivamente a soggetti con disabilità e attuata in collaborazione con l'ASL. Detta così, sembrava che la proposizione richiedesse necessariamente la collaborazione dell'ASL. In realtà, da un approfondimento anche con il Presidente Principato, abbiamo voluto inserire la parola possibilmente in collaborazione, quindi prima di in collaborazione la parola possibilmente, per rendere più diciamo meno stretto il legame con l'ASL, per cui sicuramente la presenza dell'ASL può essere un elemento diciamo qualificante della proposta progettuale, ma lì dove un'associazione sportiva voglia implementare un progetto con discipline per esempio paralimpiche per soggetti con disabilità,
e che lo voglia fare e che non abbia necessità di avere una collaborazione stretta con l'ASL, secondo noi ricade in questo criterio, perché è un'attività, una proposizione progettuale comunque meritoria di un interesse particolare. Per cui l'emendamento aggiuntivo vuole semplicemente come dire, allentare questo legame con l'ASL. E questi sono gli emendamenti, spero di essere riuscito a spiegarli in modo compiuto. È tutto, grazie. Sì, allora, posso avere un attimo il regolamento? Non mi ricordo se ci può essere una risposta. Agli emendamenti vengono solo votati. Ok. Sì, allora per la votazione andiamo di emendamento in emendamento. Sì, adesso le riprendiamo perché non li ricordo. No, ho chiesto a... Allora, il primo. Allora, soppressivo, il primo soppressivo è quello che dice eliminare dal punto 1b del deliberato dalla parola comprensivo fino al testo del municipio settimo. Dichiarazioni di voto? Votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sono 16 favorevoli e 2 astenuti, quindi l'emendamento viene approvato. Il successivo, sempre soppressivo, è quello che... vabbè, lo leggo. Preso atto della nota protocollo numero 166042 del 23/7/2018, avente ad oggetto relazione tecnica sullo stato d'uso delle palestre scolastiche del municipio settimo, protocollo 153934 del 5 luglio 2018 e protocollo 159913 del 13 luglio 2018, espunzione dall'elenco dell'Istituto Comprensivo di Via Latina 303, scheda 12, scuola primaria di Villa Lazzaroni, via Appia 552, a firma del direttore della direzione tecnica, si propone di eliminare la riga corrispondente alla palestra registrata con la scheda avente numero 12 riportante i dati seguenti. Sono i dati della scuola di Villa Lazzaroni. Dichiarazioni di voto? No. Votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Credo che sia lo stesso numero di prima, 16 e 2 astenuti. Bene, anche questo viene approvato. Bene. Il successivo è un modificativo, si propone di sostituire al punto 1b del deliberato le parole della classificazione rispetto allo stato manutentivo con le seguenti parole: dell'acronimo riferito alla tipologia degli interventi connessi allo stato manutentivo. Dichiarazioni di voto? No. Votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, giusto per controprova, credo che sia lo stesso risultato di prima. Sì, 16 favorevoli e 2 astenuti, quindi viene approvato anche il terzo. Quarto, in riferimento alla nota numero CI159913 del 17/7/2018, avente ad oggetto relazione tecnica sullo stato manutentivo delle palestre scolastiche del municipio settimo, si propone di sostituire la riga della tabella pagina 11 relativa alla palestra registrata con la scheda numero 51 riportante i seguenti dati,
51, istituto comprensivo via Messina, secondaria, Schweizer 2, palestre gemelle, via Giuseppe Messina 41 Roma, rimane tutto uguale tranne l'indirizzo via Giuseppe Messina 31 Roma, trattandosi di mero errore materiale. Dichiarazioni di voto? No. Votazione favorevoli? Contrari? Astenuti? Come prima, 16 favorevoli e 2 astenuti, approvata. L'ultima è un emendamento aggiuntivo, si propone di aggiungere al secondo paragrafo punto 6 dall'allegato A, prima delle parole in collaborazione, la parola possibilmente. Dichiarazioni di voto? Votazione? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche questo emendamento sì, viene approvato con lo stesso risultato, ci sono 16 voti favorevoli e 2 astenuti. Allora, conclusa la votazione sugli emendamenti, posso lasciare la parola all'intervento al consigliere Giannone se ne ha la necessità, altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto. Mi dica lei. Sì, io un intervento sì, va bene. Di pochi minuti lo farei, perché ci terrei innanzitutto a precisare che l'atto, la delibera che stiamo discutendo ci è stata poi inviata nel formato cosiddetto lavato e stirato, concedetemi questa forma, con email giovedì 19 luglio alle ore 14.09 sulla nostra posta, quindi io mi stupisco che si dicano certe cose che non sono vere. Poi magari questa era una copia, diciamo, di lavoro. Era probabilmente la bozza, la proposizione che poi ha preso in forma chiaramente originale tutto l'iter per l'approvazione e che poi ci è stata restituita chiaramente in forma di copia con tutte le firme. Quindi onestamente non comprendo questo tipo di rilievi che vengono fatti. Comunque, per quanto riguarda le critiche mosse riguardo i criteri, non aggiungo altro in quanto il consigliere Principato ha spiegato veramente in modo didascalico e tassonomico molto chiaro tutta la questione. Poi chiaramente se uno vuol capire capisce, se poi non approva perché non ritiene corretto è un altro paio di maniche. Però poi insomma bisogna anche avere una certa onestà intellettuale per dire io comprendo la tua posizione ma non l'accetto. Dire che invece è errata non è del tutto, diciamo, corretto. Diciamo che abbiamo preso, come noi abbiamo preso, delle posizioni politiche molto chiare, molto nette, molto precise, che qualcuno ha condiviso, anche se non magari pienamente, ma comunque ha compreso e ha condiviso firmando l'atto. Qualchedun altro le ha trovate magari non confacenti alla propria idea politica, ci sta tutto questo discorso, però dobbiamo anche avere l'onestà intellettuale di dire io non condivido, non tu hai sbagliato, io non condivido e quindi vado oltre. Per quanto riguarda poi, volevo cogliere poi l'occasione per fare alcune precisazioni che non ho detto in presentazione d'atto ma che può essere utile comunque dirle in sede di discussione, anche per far comprendere il grande lavoro che c'è stato dietro, innanzitutto nella nella preparazione del regolamento, che è la base normativa sulla quale poi le delibere che tutti i municipi stanno portando a compimento sono basate, che le associazioni
chiaramente hanno anche facoltà di poter partecipare ai bandi in forme non singole ma anche in forme associate, come per esempio raggruppamenti di temporanei di impresa, associazioni temporanee di impresa, quello che è. E nel regolamento tutto ciò è ben descritto, proprio per evitare che si possa andare incontro a interpretazioni che poi possano snaturare quello che è l'idea di base, cioè l'idea di fondo, cioè quella di dare la possibilità alle associazioni, a tutte le associazioni, di poter partire da una stessa base e poter partecipare alla creazione di una rete di associazioni che all'interno del comune, no? Ognuna per una piccola fetta, formano i centri sportivi municipali. E in particolare quindi le associazioni possono partecipare in singolarmente o in ATI, con dei vincoli naturalmente, se sono singole l'abbiamo detto, quello delle 50 ore, incluse le ore che prendono in affidamento dalle istituzioni scolastiche. E per un massimo comunque di 3 centri sportivi. Questa cosa è rimasta dalla vecchia, diciamo, delibera, e nel limite di 3 centri sportivi naturalmente in caso di partecipazione in forma associata o raggruppamento alla procedura di affidamento. La partecipazione in raggruppamento è molto interessante, specialmente lì dove ci sarà da partecipare a bandi misti, lavori e servizi, e noi diciamo in qualche modo anche con i criteri che abbiamo indicato in delibera vorremmo anche che le associazioni facessero rete sul territorio per ampliare la loro capacità di dialogo costruttivo. E anche attraverso quindi poi la proposizione di progetti sportivi più articolati, quindi multidisciplinari per più fasce, che possano così coprire l'intero fabbisogno, diciamo, di sport di una comunità che ruota attorno ad una palestra scolastica. E il regolamento su questo è molto chiaro e molto soddisfacente. E io ripeto, insomma, abbiamo cercato di interpretare il nuovo regolamento cercando di coglierne da subito tutti gli aspetti innovativi. Ciò ci ha portato sicuramente a fare uno sforzo sicuramente maggiore di quello che avremmo potuto fare semplicemente duplicando la programmazione degli anni precedenti. Ne avremmo forse avuto anche facoltà, visto che il regolamento è stato per vari motivi approvato insomma ad aprile, ma invece abbiamo voluto cogliere la sfida. Di questo voglio ringraziare personalmente le direzioni del nostro municipio, la direzione tecnica, la direzione socioeducativa e il direttore del municipio, che insomma ci hanno seguiti in tutto questo, nella formulazione della proposizione finale, perché vi assicuro che c'è stato un lavoro molto molto serrato, molto duro, anche dovuto al fatto che abbiamo voluto sentire quanto più possibile associazioni, dirigenti, genitori, comunità territoriali, proprio perché l'impatto di un regolamento di questo genere ha un effetto molto importante sul territorio. E voglio ringraziare anche l'assessore De Santis, l'assessore allo sport, che ha creduto in questa impostazione già dall'inizio e si è resa disponibile a dare tutto il suo supporto a che questo progetto potesse prendere forma nella forma in cui oggi lo stiamo presentando, proprio in questa forma. Di questo siamo molto, molto contenti perché siamo riusciti a dimostrare che anche se con qualche settimana di ritardo, però siamo riusciti a fare un lavoro di qualità, ed era questo il nostro obiettivo, perché se mai cambiamo il modo di operare, mai riusciremo a migliorare le cose. Grazie. Bene, a questo punto dichiarazioni di voto sulla delibera emendata. Dichiarazioni di voto, consigliere Ciancio. Sull'intera delibera, grazie Presidente. Sì.
Io leggo 10 righe perché non ho queste convinzioni assolute che la maggioranza ha rispetto al fatto che si sta compiendo. Anzi, ho mandato un messaggio ad autorevoli esponenti del Campidoglio, mi rispondono, mi hanno risposto. Ebbene, la situazione non è così chiara, perché poi se si legge qualcosa in aula si deve leggere per intero, non una parte. Quindi io, per giustificare, io non è che volevo votare contro o sul contenuto non sono d'accordo, però muovo delle osservazioni che sono formali, importanti, e vi invito a leggere la delibera del Campidoglio, il regolamento, all'articolo 9.10, ultimo rigo, recita testualmente. Sono parole che mi arrivano da un autorevole esponente che conosce la materia. Le indicazioni, come le chiama la maggioranza, diventano, diversamente, sono criteri, e a tal proposito recita, dopo le indicazioni, che comunque non vadano in contrasto con le precedenti. Le precedenti, la contraddizione che salta subito all'occhio è che il punto 1 della delibera è diverso dal punto 1 della nostra delibera municipale. Voi lo potete ridire mille volte, ma questa convinzione e questa osservazione, sapete bene, è corretta e congruente, non lo voglio ripetere. Questo è il motivo per cui appassionatamente io non posso votare questo regolamento, mi asterrò, perché potrà, come le altre delibere e ho mosso osservazione, sono rimaste nel cassetto o sono state annullate o sono state, come dire, non hanno avuto il percorso che dicevamo. Quindi ribadisco questa posizione netta e seria. Quindi a tal motivo invito i consiglieri, prima di assolutamente. Il contenuto della nostra delibera municipale potrebbe essere anche giusto, non lo metto in discussione. Io metto in discussione il fatto che la delibera del Campidoglio è autorevole e viene prius. Vi è prius della delibera che facciamo noi. E a quel punto, quando le chiama indicazione, perché dovrebbe dire che non devono andare in contrasto con le precedenti? Cioè, non devono andare in contrasto le precedenti, sono proprio quelli del regolamento. Grazie Presidente, non c'è verso se non si chiede un autorevole parere del Campidoglio in merito a tale proposito. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Sì, consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto verifico con piacere che c'è anche l'assessore allo sport che avevo prima, la cercavo io. Quindi dico, mi faceva piacere che ci fosse presente l'assessore su una delibera così, così importante, proprio a dimostrazione del fatto che l'Aula e la Giunta, quando tirano fuori un prodotto interessante, ci sia questa collaborazione di lavoro. E io capisco perfettamente l'intervento del collega adesso, che comunque ha questo dubbio, ma io ho imparato una cosa in questi anni di vita istituzionale. Ho imparato che la politica ha un percorso nettamente differente da quello amministrativo. Per cui spesso e volentieri è capitato e si è notato il fatto che la politica, no, andasse oltre, no, occupasse, invadesse lo spazio amministrativo, e questo è stato notato, è stato fatto presente, per cui ha ragione, no, ognuno deve comportarsi e competere e occuparsi del proprio settore, per cui come noi non dobbiamo invadere la parte amministrativa, l'amministrazione non invade quella politica.
Lo dico perché ovviamente, al di là di tutti i dubbi amministrativi, che poi il tempo dirà quali sono e quali saranno quelli giusti o sbagliati, io faccio sempre un intervento politico e quindi dico: questa impostazione, personalmente, ma anche d'accordo con l'altro collega Toti, ci ha lasciato durante i lavori, ci dava una sensazione positiva. L'impostazione politica che è stata messa al tavolo in commissione e nei lavori che si sono susseguiti hanno dato delle sensazioni positive. L'indirizzo, l'arrivo, la beta finale sono condivisibili. Per cui, rispetto a quello che c'era prima, oggi io vedo un qualcosa di diverso. Non so quale sia il risultato, non lo sappiamo, ma penso che nel prossimo bando si possano vedere i miglioramenti, se il lavoro è stato fatto in modo intelligente e preciso. Però da qualche parte si doveva iniziare. Quindi un'impostazione statica, come ha detto un collega nei precedenti interventi, oggi diventa, no, da energia potenziale ad energia cinetica, in movimento, qualcosa cambia. E quindi questo per me è fondamentale in una scelta di un posizionamento politico. Fratelli d'Italia e anche Forza Italia in questo contesto non vuole non essere presente in questo percorso. Perché è un percorso che probabilmente, come si dice, detta, no, lo spartiacque. Cioè, da oggi in poi questo provvedimento, questa impostazione potrà ricevere altre critiche, ok? Ma non quelle di un decennio passato, cioè di anni di proroga. E questo è quello che a me già mi fa, mi è sufficiente per essere propositivo, per non dimenticare mai che siamo qui. Tempo scaduto? Sì, siamo qui per essere, rappresentanti istituzionali di un territorio e non dobbiamo fare i nostri interessi, dobbiamo fare gli interessi di chi rappresentiamo. Per cui mi sento con molta tranquillità di essere positivo a questo lavoro, proprio in virtù del fatto che Fratelli d'Italia si pone e si porrà nelle questioni che trova vicine sempre in modo costruttivo. Quelle che non condivide voterà negativamente. In questo caso siamo favorevoli. Sì, altre dichiarazioni di voto? No? Consigliere Toti? Sì, per ribadire quello che già ha detto il consigliere di centrodestra del municipio, Fulvio Giuliano, che ha ribadito quello che è stata l'indicazione appunto del centrodestra in commissione. Il discorso della partecipazione nostra e del contributo che abbiamo dato rispetto alla stesura della delibera, per questo la nostra firma sulla delibera, ma soprattutto anche il contributo, e questo è importante, forte, delle varie realtà del municipio. Questo è una qualche cosa che a me senz'altro fa molto molto piacere, quando c'è il coinvolgimento del territorio, e in questo caso stiamo parlando dei comitati di quartiere, dei dirigenti scolastici, delle scuole, di tutto quello che è l'associazionismo sportivo del nostro municipio. Questo valore per noi è importantissimo, fondamentale. E poi quello che per noi è importante, chiaramente, come forza politica, come Forza Italia, nel passato abbiamo condiviso e votato proposte che vengono dalla maggioranza, come abbiamo rigettato fortemente proposte che sono venute dalla maggioranza quando l'abbiamo giudicate non favorevole ai cittadini del nostro municipio. E seguiteremo a fare questo, non abbiamo nessun problema a votare anche a favore di atti importanti che siano nell'interesse
forte dei cittadini, perché al centro devono essere i cittadini rispetto ai loro problemi. Questa è la stella polare rispetto all'intervento e alla proposta di Forza Italia nel municipio settimo. Perciò ribadisco il voto favorevole, chiaramente. Altre dichiarazioni? Consigliere Guido? Grazie Presidente, no, io sono molto curioso per natura, no? E proprio perché sono molto curioso, ho la curiosità di capire chi sono questi eminenti esponenti del Campidoglio che hanno dato un parere, non si sa come, cioè devo capire se sono più autorevoli dei dirigenti di Roma Capitale del nostro municipio, questo mi piacerebbe molto capirlo, però ovviamente rimane una richiesta aperta questa, no? Per carità. Invece io credo che un dissenso politico sia stato passato come dissenso tecnico, ovvero ho visto che un dissenso politico è stato giustificato attraverso la firma, la non firma, la non aderenza ai regolamenti comunali, cioè chi ha competenza nel firmare gli atti sono i nostri dirigenti, hanno firmato, noi abbiamo sviluppato un percorso politico. Consigliere Ciancio, insomma, voglio dire, faccio intervenire, no? Caspita. Allora, che mezz'ora sta parlando? No, piuttosto comica come situazione. Andiamo avanti. Grazie, no, io stavo dicendo questo qui, che un dissenso di chiara matrice politica che ha interpellato chissà quale esperto del Campidoglio e in realtà c'è stata la volontà di passarlo come dubbio tecnico, ovviamente per ovvi motivi, per quanto abbiamo detto ciò non è andato a buon punto e quindi resta una mera critica politica e quindi la prendiamo come una mera critica politica, niente di più, niente di meno. Detto questo, il gruppo Movimento 5 Stelle con soddisfazione e ringraziando tutti gli attori che hanno partecipato a questo percorso lunghissimo, molto anche difficile, è anche molto laborioso, esprime una votazione chiaramente favorevole perché siamo coscienti del fatto che la sfida è difficile, ma siamo anche coscienti del fatto che questo sistema piano piano cambia, perché noi in movimento mandiamo la palla dall'altra parte del campo sperando di fare punto. Grazie. Votazione. Favorevoli. Presidente, è male, si è spostato già noi da lì a lì. Contrari. Non fate astenuti. Sì. Allora sono 15 favorevoli e 2 astenuti, quindi il Consiglio approva. Votiamo adesso l'immediata eseguibilità. Favorevoli per l'immediata eseguibilità. Quanti siamo? Contrari. Sono usciti. Astenuti. Bene. Unanimità concessa, quindi l'immediata eseguibilità. Bene, passiamo al punto successivo. Tanti atti oggi. Proposta di risoluzione di iniziativa dei consiglieri Ariano, Toti, Giuliano, Gunnella, Tosatti, Guido, Alabiso, De Chiara, avente ad oggetto espansione del servizio di car sharing di Roma Capitale nel territorio. Mi scusi Presidente, volevo solamente un chiarimento. Perché 15 favorevoli mentre alle votazioni prima erano 16? È andato via qualcuno? No, per favore. Non c'è. Erano 15 favorevoli. Alabiso non c'è. Alabiso non c'è uscita. Ok, no, non avevo visto Alabiso. Sì, è uscita. Perfetto, dalla stanza. Grazie. Vedo la borsa, ma ok. Del municipio settimo, a chi lasciamo la parola? Consigliere Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri.
Questa proposta di risoluzione di iniziativa della Commissione Terza Mobilità, Trasporti e Ambiente ha ad oggetto l'espansione del servizio di car sharing di Roma Capitale nel territorio del Municipio Settimo. Il servizio di car sharing di Roma Capitale è affidato a Roma Servizi per la Mobilità, società partecipata al 100% da Roma Capitale. Il car sharing è un servizio di mobilità sostenibile complementare al trasporto pubblico locale ed è stato avviato a Roma, inizialmente in fase sperimentale, nel 2005. Dall'anno della sua attivazione il servizio è stato oggetto di un programma di sviluppo territoriale e di aggiornamento che ha coinvolto nel tempo porzioni ulteriori di territorio cittadino al fine di rispondere ad una richiesta della cittadinanza in progressiva espansione, con una crescita della domanda e degli utilizzi che si sono attestati su incrementi costanti negli anni, quanto a numero di clienti e numero di corse effettuate. L'amministrazione ha per obiettivo quello di individuare tra le azioni prioritarie di breve periodo per la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico lo sviluppo e l'adozione di facilitazioni per le forme di mobilità che implicano l'uso aggregato dei mezzi di trasporto, come il car sharing, che si qualifica come un servizio non secondario nell'ottica della valorizzazione delle modalità di trasporto collettivo in alternativa a quella privato, del decongestionamento del traffico e del risanamento ambientale. Mi perdoni Presidente, ma io non riesco a parlare con tutto questo brusio, quindi prego tutti i colleghi gentilmente di... Grazie. Lo sviluppo territoriale del car sharing, servizio classico o a postazione fissa, prevede la distribuzione delle postazioni tenendo conto anche delle indicazioni espresse dai municipi. Nel Municipio Settimo ad oggi sono attivati numero 6 posteggi: Tuscolo, Re di Roma, Lodi, Furio Camillo, Zama e Stazione Tuscolana. Nella seduta della Commissione Terza del 22 giugno 2018 si è approfondita l'esperienza del car sharing nel Municipio Settimo, in cui il personale di Roma Servizi per la Mobilità ha rappresentato i dati relativi alle performance di utilizzo del servizio car sharing nel nostro municipio. Dai dati rappresentati, il nostro territorio si dimostra il migliore a Roma in termini di numero di corse per parcheggio e chilometri percorsi. I dati che ci sono stati rappresentati sono relativi ai chilometri complessivi percorsi dal 1 gennaio al 18 giugno, pochi giorni prima appunto la commissione, con 8.864 chilometri ed un numero totale di 348 corse, con i soli 6 posteggi summenzionati. Nel medesimo periodo, infatti, nel primo municipio con 46 posteggi sono stati percorsi 3.100 km e nel secondo municipio con 36 posteggi 1.800 km. I dati dimostrano quindi che la realizzazione delle condizioni di scambio intermodale tra auto e metropolitana sia una condizione ottimale per lo sviluppo del servizio. La cosiddetta terza fase di implementazione, prevista dal piano di espansione del servizio car sharing di Roma, approvato con delibera della Giunta Capitolina numero 173. La cosiddetta terza fase di implementazione prevista dal piano di espansione del servizio car sharing di Roma, approvato con delibera Giunta Capitolina numero 173 del 20 giugno 2014, prevede l'attivazione dei posteggi a Colli Albani, in prossimità della metro A, largo dei Colli Albani o eventuale sostituzione con piazza Cesare Baronio, Arco di Travertino, Porta Furba, Lucio Sestio, o eventuale sostituzione a Anagnina. Il dibattito avviato in sede di Commissione Terza ha evidenziato la necessità di proporre una modifica e o un'integrazione rispetto alle ipotesi di attivazione prevista nel piano. I commissari hanno infatti ritenuto che le modifiche avvenute a seguito dell'attivazione della nuova linea di TPL, quale la linea 520, che da Piazza di Cinecittà raggiunge l'aeroporto di Ciampino, e l'implementazione con la nuova articolazione degli orari del servizio di superficie notturno, costituirebbero delle condizioni ottimali per la definizione di nuove i posteggi in prossimità della fermata metro A Sub-Augusta. Pertanto, con questo atto impegniamo la Presidente ad attivarsi al fine di proporre una modifica e un'integrazione rispetto all'ipotesi di attivazione prevista nella terza fase del piano di espansione del servizio di car sharing, con l'obiettivo di attivare posteggi in piazza di Cinecittà in prossimità della metro A Sub-Augusta e presso la stazione Anagnina. Grazie. Ci sono interventi? No?
Non vedo interventi. Ah, se non ci sono interventi, io passerei alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Toti? Sì, ne abbiamo discusso ampiamente in commissione. La risoluzione mi sembra interessante, importante, quello dell'espansione di questo servizio a opera dell'Agenzia della Mobilità di Roma. L'appunto che io ho fatto in commissione è di allargare il più possibile, perciò quando parla di Largo dei Colli Albani o eventuale sostituzione a Piazza Cesare Baronio, io dico che se possiamo, così come Lucio Sestrio o in sostituzione a Nannina, portarle avanti tutte quante insieme. Ne abbiamo discusso, e allargarlo questo servizio il più possibile. Perciò ecco, non un discorso di modifica, ma io voglio sottolineare alla Presidente un discorso di integrazione rispetto a questo servizio, perciò ampliarlo il più possibile e non pensare a un discorso sostitutivo. Ecco, questo lo sforzo che deve fare il presidente del municipio, l'assessore competente, in modo che abbiamo, proprio perché abbiamo visto che il servizio di Cascene funziona molto bene ed è molto richiesto dai cittadini del settimo municipio, di dare la possibilità di avere più soste possibile del servizio nel nostro municipio. Perciò non pensare a un discorso comunque di modifica, ma un discorso di integrazione. Questo è quello che come forza politica noi chiediamo al presidente del municipio. Allora, intanto sostituisco uno scrutatore perché è uscita Tripputi, quindi consigliera La Zazzera. Ok. Dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Fulvio la mano. Giuliano? Astenuti? Sedici voti favorevoli, quindi la risoluzione viene approvata dal Consiglio. Passiamo al punto successivo ed è una mozione. Una mozione a firma dei consiglieri Rinaldi, Tosatti, De Chiara, Guido, Cunnella, Principato, Tripputi, Alabiso, La Zazzera, Giannone, Ariano, avente ad oggetto impianto di carburanti via dei 7 metri. Lascio la parola a chi vuole parlare, al relatore, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Procedo con la lettura dell'atto. Impianto di carburanti via dei 7 metri. Premesso che lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione 8 del 7 marzo 2013, all'articolo 26,2 dispone che i municipi rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unità di Roma Capitale. Premesso che con deliberazione 26 del 17 marzo 2008 del commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale è stato approvato il piano carburanti del Comune di Roma, regolamento degli impianti stradali di rifornimento energetico del Comune di Roma. Visto il permesso a costruire rilasciato per la realizzazione di un impianto per la distribuzione di carburanti sito in Roma, via dei 7 metri senza numero civico su area privata, Green Power 2007 SRL, permesso numero QH 2018 20913. Considerato che l'area ove dovrebbe essere realizzato il nuovo impianto è un'area con destinazione urbanistica verde pubblico e servizi pubblici di livello locale di PRG vigente in un ambito di programma integrato e tra i servizi pubblici di livello locale non rientrano i distributori di carburante. Considerato che al titolo 2,2 dello stesso
localizzazioni precluse. Alla lettera B si individuano le zone M3 servizi pubblici ed N verde pubblico. Nel piano regolatore vigente, il cui perimetro sia in prevalenza confinante con le zone B e C del PRG vigente, tutte le zone B e C del PRG sono assimilate alle zone B e C di cui al decreto ministeriale 1444 numero 68. E alla lettera G si individuano le zone destinate a verde pubblico e servizi pubblici all'interno di piani attuativi, qualora necessarie per il soddisfacimento degli standard urbanistici, come stabiliti dalle norme del PRG di riferimento degli stessi piani attuativi, salvo quanto previsto nella successiva lettera H. Considerato che in data 2 dicembre 2015 il Dipartimento PAU ha espresso parere contrario all'intervento finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti, in quanto lo stesso ricade in area a verde e servizi pubblici di livello locale di PRG vigente, il cui perimetro confina in prevalenza con la zona omogenea di tipo B del decreto ministeriale 1444-68, ai sensi dell'articolo 106 NTA di PRG, ossia confina con i tessuti prevalentemente residenziali nell'ambito del print 6 Morena. Pertanto, tale realizzazione risulta essere ricompresa in quelle precluse dalla DCS 26/2008.2 della disciplina urbanistica. Considerato che a seguito dell'espressione di parere contrario di cui al precedente punto è stata rigettata la richiesta di autorizzazione alla realizzazione del nuovo impianto, considerato che tale parere contrario non è stato mai revocato, neppure in sede di riesame della pratica, richiesto in data 26 gennaio 2016 dalla Green Power 2007 SRL, considerato che quella in questione è una zona a rischio idrogeologico molto elevato, classificato come R4. Tenuto conto che la via 7 metri è una delle due strade di entrata ed uscita dal quartiere e per questo interessata da un intenso traffico veicolare a tutte le ore. Tenuto conto che il nuovo impianto non farebbe che aumentare il traffico suddetto, accrescendo i disagi dei numerosi residenti e che comporterebbe anche l'eliminazione di gran parte del marciapiede, opera pubblica del Comune di Roma realizzata per la messa in sicurezza dei pedoni. Tenuto conto che i cittadini hanno manifestamente espresso la contrarietà alla realizzazione dell'opera di cui trattasi e la volontà di destinare quel terreno ad uso esclusivo pubblico per verde servizi, così come stabilito nel piano regolatore. Tenuto conto che a sostegno delle richieste dei cittadini vi è l'assenza ad oggi di punti aggregazione o aree ludiche nel quartiere, mentre nell'arco di un chilometro insistono ben 3 impianti di erogazione carburante e che quindi un nuovo impianto non si ravvede altrettanta necessità che di uno spazio verde già previsto. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio del Municipio Roma 7 impegna la Presidente e gli assessori competenti ad attivarsi di concerto con gli uffici competenti affinché il terreno sito nel Comune di Roma in via dei 7 metri, distinto al catasto terreni del Comune di Roma al foglio numero 1011, sezione C, particella 1433, di una superficie complessiva di circa 4.408 metri quadri, conservi la sua destinazione urbanistica a verde e servizi pubblici per la realizzazione di un parco pubblico e di un'area ludica. Grazie Presidente. Interventi? Consigliere Giuliano. Ok, grazie Presidente. Noto con dispiacere che questa mozione non ce l'avete fatta firmare, perché una cosa di questo tipo ovviamente andava condivisa. Perché? Perché il mio intervento vi è utile in questo momento, nel senso che avere anche Fratelli d'Italia che condivide questa impostazione non era secondo me di poco conto, perché io capisco che è un'azione che ne deriva ovviamente e volete, avete avuto in mano, diciamo, l'immagine di essere il partito che prende in mano questa cosa, ma non è che funziona che è un partito che prende, bisogna che comunque qualcuno, e quindi in questo caso il municipio, si facesse fortemente carico. Perché
stiamo assistendo ad una cosa che non dovrebbe esistere, e se qualcuno lì sta facendo un impianto di distribuzione carburante, nonostante non abbia i permessi, stiamo parlando di qualcosa che è grave. E le norme urbanistiche, diciamo, le contemplano queste cose, quindi sono abbastanza chiare, anche se il Dipartimento PAU nel tempo non ha fatto, diciamo, il cosiddetto farmacista, cioè ci sono delle cose dove al Dipartimento vengono pesate dal punto di vista dei milligrammi, significa che non si fa nulla se il peso non equivale, cioè se le cose non sono precisissime, addirittura si va in variante al piano regolatore per evitare di applicare una norma tecnica di attuazione. Questo lo dico a chissà che cosa significa, perché qui è riportata la norma 107, norma tecnica NTA 107. Le norme tecniche sono a seguito del piano regolatore, dell'approvazione del nuovo piano regolatore, quindi sono quelle norme che coadiuvano un piano regolatore. E quindi se la norma 107, no, spiega precisamente quello che bisogna fare, tu la applichi. E perché il Dipartimento si trova a non applicare, per esempio, una norma tecnica 89 rispetto a un piano di approvazione urbanistico? Perché sì e perché no? Voi non sapete l'accaduto, ma è l'esempio per capire quando ci si fa riferimento alle norme e quando non ci si fa riferimento alle norme. Se qualcuno avesse preso l'iniziativa su un terreno qualunque e avesse comunque iniziato a costruire, anche a fare la buca, non so quante esposti abbiamo poi su questo territorio, anche la comunità, no? Cioè ci sono appunto delle associazioni, l'associazionismo su questo territorio è fondamentale. Nessuno ha parlato mai di questo? Nessuno ha mai messo in evidenza, che ne so, la fotografia di dire ma lì stanno facendo una cosa, ma è giusto? Io so di situazioni approvate, sono arrivate comunque le segnalazioni ai vigili e comunque hanno fatto accertamenti su cose approvate. Pensiamo, no? Nessuno ha avuto lo schiribizzo di dire ma lì è giusto che fanno questa cosa, una segnalazione? No. Caso strano non ci sono segnalazioni, caso strano non c'hanno l'autorizzazione e stanno costruendo, perché io sono passato e l'ho visto e mi sono domandato com'è possibile, e non faccio l'urbanista, pochino ne mastico di conseguenza, ma non faccio l'urbanista, non sono un tecnico, eppure dico com'è possibile su un terreno a servizio verde dove non è previsto la realizzazione di una pompa di benzina, di un impianto di distribuzione carburanti, perché sono soggetti ad altre, a un'altra, come si dice, autorizzazione, ad altre discipline. Eppure questo è. Allora, ci troviamo di fronte a una situazione, ecco perché mi dispiace che questa mozione non sia stata condivisa con chi la voleva condividere, perché a volte vi perdete su queste cose. Vi auguro di poter comunque portare a termine, no, e seguire questo argomento, però su questi passaggi la globalità di un parere politico sono fondamentali, perché uno ha a che fare con un dipartimento che avete scritto qui e si chiama PAU, ok? Il PAU, che non è poca cosa, chiaro? Che per entrare nel PAU, per poter avere a che fare col PAU, per poter comunque collaborare, interagire col PAU, ci vuole la tuta spaziale, chiaro? Perché è un dipartimento che comunque è pesante, non ci capisce chi sta là dentro, pensate chi sta da fuori, è complicato. E adesso io capisco che la mozione è da dare alla Presidente, capisco che la Presidente poi se ne farà carico e parlerà con l'assessore, benissimo,
però non lo dico con polemica, perché quando non siamo d'accordo non siamo d'accordo, ma quando facciamo dei percorsi, questa è una cosa che per il territorio grida vendetta. E se la dite voi, se la gridate voi la vendetta, la gridiamo anche noi, la gridiamo anche noi, o loro se erano interessati, è meglio, no? Più voci alzano e meglio è. Ma noi lo faremo uguale. Io lo farò uguale, il collega immagino, perché comunque non è che ci serve la mozione per strillare. Adesso siamo a conoscenza di questo e mi auguro che la commissione se ne possa, anche se non direttamente, io non so cosa c'è in questo municipio, no? Avranno chiesto un passo carabile questi per entrare e uscire là dentro o no? O ci si può parcheggiare? Quindi chi gliel'ha dato il passo? Cioè qualcuno ha dato il passo carabile? Quindi partiamo da lì, che è nostra competenza, per arrivare a capire quello che c'è dietro. Cioè, per quello che avete scritto mi sembra una cosa talmente assurda da non da parlare in consiglio, da chiamare i vigili, ok? E fa chiude, sequestro e vado a verificare quello che è successo. Col titolo autorizzativo, se non c'è permesso a costruire, io non lo so come fai a costruire. Comunque, sentiamo se c'è qualcuno che dice qualcos'altro. Altri interventi? Ci sono altri interventi? No? Se non ci sono, sì, quello finale glielo lascio sicuramente. No, non vedo altri interventi, quindi quello finale. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, per rispondere un po' a quelle che sono state le obiezioni che sono state mosse, quindi si è parlato di una mancata volontà di condivisione da parte nostra. Volevo dire e rassicurare il consigliere che questa mancata volontà di condivisione non esiste e lo dimostrano semplicemente i fatti. I fatti. Lo dimostrano i fatti nel percorso che in 2 anni stiamo facendo, dove a differenza delle maggioranze precedenti, che dicevano semplicemente la maggioranza siamo noi, la palla è nostra, si fa come diciamo noi, punto, noi ci siamo sempre messi in discussione, accettando critiche ma anche contributi, a volte, spesso in alcuni casi, perché io, come, a differenza di quanto mi è stato detto in passato, non faccio tutta l'erba un fascio, quindi distingo anche la persona rispetto all'opposizione. Per me l'opposizione non è una, per me va rispettata l'idea e il principio di ogni persona, anche se sono contrari alla mia. Quindi perché non abbiamo condiviso quest'atto, non l'abbiamo fatto firmare a tutti, non ne abbiamo discusso, eccetera? L'ha detto lo stesso consigliere, perché la situazione era in uno stato avanzato. Non volevamo mettere la firma per dire siamo arrivati per primi, è roba nostra, l'abbiamo fatto noi. Semplicemente c'era un'urgenza e questa urgenza trova riscontro nella realtà, nel senso che al momento sono già iniziati i lavori. In questo momento sono iniziati i lavori e tra l'altro mi dicono che stanno terminando la parte delle fondamenta. Quindi c'è una priorità assoluta di intervenire. E ci dispiace di non aver dato la possibilità a chi condivideva quest'atto di poterlo sottoscrivere, ma siamo certi che a prescindere da una firma su un foglio di carta, le persone che credono in quello che quest'atto vuole esprimere ci daranno tutto il loro appoggio, anche se non ci hanno messo la firma. Mi riferisco al consigliere Giuliano, per esempio. Questa è una richiesta forte del territorio, sulla quale viene richiesto un intervento urgente, e questo è il senso appunto della rapidità con la quale abbiamo deciso di intervenire attraverso un atto politico che impegni la Giunta ad attivarsi immediatamente per la propria competenza. Il nostro obiettivo è quello di conservare appunto la destinazione del terreno oggetto di discussione a Verde Servizi Pubblici, con l'auspicio che al posto di un distributore, come abbiamo richiesto nell'atto, vengano realizzati
un parco pubblico ed un'area ludica. Qualcuno potrebbe dire che anche un distributore è in servizio. Per noi le priorità sono altre, si tratta di scelta, è una scelta politica. A parte che non ci sono i requisiti, a parte che c'è stata un'espressione contraria del PAO, no? Ma se così non fosse, è una scelta politica. Noi decidiamo di dare la priorità ai luoghi di condivisione, piuttosto che a un distributore di benzina, che può essere anche considerato un servizio, laddove ci sia carenza però. Cioè laddove i cittadini riscontrino un'oggettiva difficoltà, no? Ad usufruire di un servizio, anche se privato. Non è il caso. Ce ne sono 3 in 1 chilometro? Quindi non c'è carenza di questa tipologia di servizio privato all'interno di quel territorio. Quindi per noi è più utile un'area ludica e un parco pubblico. E questo è il nostro indirizzo generale. Su questo non transigiamo. Se dobbiamo fare una scelta, per offrire un servizio, preferiamo offrire servizi di questo tipo, che siano utilizzabili da tutti, anche da chi la macchina non ce l'ha. Perché questo rientra in quello che è il nostro programma. Concludo rispetto alla parte, al sollecito che ci è arrivato di approfondimento anche attraverso i nostri uffici municipali, quindi non solo la parte dipartimentale attraverso il PAO, ma anche rispetto a quelle che sono le procedure amministrative che riguardano il nostro municipio. L'impegno per la Giunta e per la nostra Presidente non è vincolato a parlare col Dipartimento e a verificare se c'è qualcosa che in Dipartimento non è andata. Il Dipartimento si è espresso. A verificare la situazione generale. Quindi se c'è stato un problema a livello amministrativo, qualunque sia il livello, è necessario approfondirlo. Arrivare a capire chi ha sbagliato a fare che cosa. E non ci fermeremo su questo. Anche se l'errore è stato fatto all'interno del nostro municipio. Perché la forza di un'amministrazione è anche quella di ammettere di aver sbagliato. Non faremo ingerenza sugli uffici. Come sapete c'è una separazione dei poteri. Ma faremo, la Presidente e la Giunta faranno i giusti approfondimenti per verificare chi ha sbagliato. Chi ha compiuto un errore su un atto amministrativo eventualmente. La nostra funzione però, vi ricordo, è di controllo dell'attività amministrativa. Quindi garantisco a nome del gruppo che ci sarà la massima attenzione, con l'impegno in prima persona da parte della Presidente, a verificare che tutto sia stato fatto a regola d'arte e nella norma. Grazie. Dichiarazioni di voto. Giuliano. Sì, grazie, sembra una cosa a due, ma ci sono anche gli altri, non siamo soli in consiglio. Allora, sì, approfitto della dichiarazione di voto favorevole, ovviamente, per dire 2 o 3 precisazioni. Ma se il PAU non ha dato il consenso autorizzativo, chi gli ha dato a questi l'autorizzazione di costruire? Cioè, poniamoci una domanda che, cioè, se dal punto di vista autorizzativo la richiesta è stata fatta al Dipartimento e il Dipartimento ha detto no, significa che loro non possono fare nulla. Se invece il Dipartimento ha dato un parere e poi si sono posti al Municipio come richiesta, ok, come scia, tanto per capirci, allora bisogna capire se è una questione municipale. Perché un permesso a costruire negli ultimi periodi, negli ultimi 2 anni, si può avere come permesso a costruire o si può avere per, come si dice, in DIA, ok? DIA o scia, questo è il discorso. E quindi può essere anche presentata al Municipio. Però noi stiamo chiedendo, appunto, mettiamo il PAO e quindi chiediamo al PAO, e se il PAO ha detto di no, non mi sembra assurdo che possa costruire qualcosa qualcuno. Quindi già l'enigma è questo. Poi dico, per fare un parchetto lì, ci sono 20 anni che quel treno sta così, non si fa, e poi arriva uno e fa una pompa di benzina. Insomma, mi sembra un po', no, che viviamo nell'età moderna, no? Nell'età avanzata, no? In un periodo avanzato dal punto di vista tecnologico e di consensi, e poi non riusciamo ad avere ragione di certe cose, cioè rimangono tanto difficili alcune e tanto semplici altre. Lì
chi ha dato questa autorizzazione all'iniziativa, all'inizio dell'attività, sapendo che ai due estremi, no, tra Anagnina e l'altra parte Ciampino, ci sono altri due distributori che comunque, no, fanno da raccordo sulla via di Sette Metri, quindi non c'era l'utilità di un terzo, ok? Quindi c'è qualcosa che non quadra e io immagino che lì, al di là insomma dell'arrabbiatura del locale dei cittadini, che è normale, cioè lì veramente mancano dei spazi verdi di aggregazione, mancano dei parcheggi, mancano, cioè noi stiamo cercando di portare il print di Morena ad una realizzazione, ad un livello tale da poter dare delle risposte, quindi ogni spazio che c'è lì è utile alla collettività, certo è, a non una distributore di benzina. È vero pure che porterà qualche unità di lavoro, voglio dire, ma ci saranno anche altri modi per poter aumentare l'attività lavorativa in quel quadrante. Non penso che siano solo le pompe di benzina o i distributori a fare la differenza. Quindi non capisco come l'articolo 107 che recita, e voi avete scritto, in cui il perimetro confina in prevalenza con la zona omogenea di tipo B, ai sensi dell'articolo 107 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, ossia confina con i tessuti prevalentemente residenziali nell'ambito del print 6 di Morena. L'avete scritto. Quindi se c'è la norma pure che lo dice, com'è possibile che questo non è stato sia rispettato? Allora significa che qualcuno non conosce le norme, e vi posso dire che al PAU qualcuno non conosce le norme tecniche perché non le utilizzano. Chiaro? Favorevole a questa mozione. Altre dichiarazioni? Consigliere Totti. Ma vedendo questa mozione, a parte che noi oggi la facciamo, mi fa piacere e comunque io la voto, voglio dire che comunque questa mozione tutti quanti magari dovremmo cercarla di farla prima, perché i lavori stanno andando avanti, non sono iniziati ieri, e rispetto a questo un approfondimento e soprattutto vedere le responsabilità e di chi sono rispetto a questa cosa che io definisco molto grave, se c'è stato un errore rispetto a un atto amministrativo. Io dico che ci dovrebbe essere vigilanza nei territori, anche da parte, io voglio dire, dei vigili urbani rispetto a nuove costruzioni che si vanno a creare nel nostro territorio. Voglio dire, qui stiamo parlando di un'area destinata a verde, cioè oggi facciamo questa mozione che senz'altro non possiamo non condividere come forza politica, però ecco, ci sono cose che necessitano di accendere fortemente i fari dell'amministrazione e delle forze pure politiche rispetto a quelle che possono essere state carenze, che possono essere stati errori da parte anche dell'amministrazione cittadina, col PAU o municipale. E poi quello che io chiedo come forza politica, chiaramente le responsabilità che ci dovrebbero essere rispetto a questo atto grave e che io considero un'offesa al nostro territorio, cioè alla crescita del nostro territorio, perché lì a Morena noi vogliamo fortemente un'area destinata a verde. Perciò ribadire questo e trovare tutti i mezzi utili e necessari per fare luce forte su questa situazione che definire incresciosa è pure un eufemismo, perché voglio dire è veramente un attacco grave ai cittadini, io penso, e alle istituzioni che hanno dato un'indicazione precisa di area destinata a verde e non destinata
a pompa di benzina, vediamo che in tutta la città si chiudono le pompe, sono ormai poche all'interno della città, ecco, mettere ulteriori non ha assolutamente nessun significato, indipendentemente se ci facessero a Morena o in altre zone del nostro municipio, però in questo caso il discorso di fare una pompa al posto di un'area verde è veramente per noi un atto gravissimo nei confronti dei cittadini di quella zona e di tutto il municipio. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, vorrei iniziare la mia dichiarazione di voto ringraziando il consigliere Dodi e il consigliere Giuliano per aver dimostrato ancora una volta un appoggio in questo senso su una richiesta forte che viene da parte del territorio. E quindi, come dico sempre, a prescindere dal colore politico, se ci sono delle cose importanti è difficile trovarsi in disaccordo in questo senso. Mi spiace notare la continua assenza invece del Partito Democratico e del gruppo misto che non lo so, magari non hanno ritenuto sufficientemente importante intervenire dicendo la loro su un argomento di questo tipo. E rispetto agli interventi che sono stati effettuati, vorrei scendere un attimino con i piedi per terra. Allora, in un mondo perfetto avremmo un numero di impiegati a sufficienza, un numero di vigili urbani a sufficienza, che non debbano intervenire su più di 600 articoli del codice. Ma questo non è un mondo perfetto e quindi dobbiamo concretizzare la nostra azione con le forze che abbiamo, cercando ovviamente di migliorare sempre il più possibile rispetto al passato. L'amministrazione funziona perfettamente? No, no, evidentemente no. Evidentemente c'è qualcosa che va migliorata, ma continuo a non fare di tutta l'erba un fascio e di cogliere anche le opportunità positive dell'amministrazione. Quindi cerchiamo di bilanciare un po' le cose, riprendiamoci la nostra funzione di controllo dell'attività amministrativa, andiamo a verificare il perché alcuni procedimenti non vanno a buon fine, ma rimaniamo nelle nostre competenze. Perché per il resto ci sono i vigili urbani, ci sono i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, tutte le forze dell'ordine in generale. Quello che noi possiamo fare è sollecitare, e questo lo accogliamo in pieno, un intervento da parte di chi ha la competenza. Per il momento abbiamo impegnato la nostra rappresentante politica, la presidente di questo municipio, che deve tutelare gli interessi non solo dei cittadini del Movimento 5 Stelle, ma dei cittadini del settimo municipio, e su questo non vi è alcun dubbio. Per questo motivo ribadiamo il nostro forte impegno per la Presidente di procedere in questo senso. Ovviamente ci esprimiamo favorevoli. Grazie. Votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Credo che sia l'unanimità, no? 16, sì. Il Consiglio approva la mozione. Il Consiglio finisce qui, 17:35.